E quello che state ascoltando è Fumble, Fumble! Fumble! Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo, questa sera con un nuovo setup delle webcam. Oh! Che senso? Vedi? Che adesso abbiamo tre webcam, così Tre ci webcam vedono siamo tutti tutti distinti. sempre. Esatto, Bellissimo. e non c'è uno nell'angolo, che in genere è Gianni che non si vede. Intanto io mi alzerò. Sì, Abbiamo scelto infatti, la per sera una sera giustissima. per fare questa cosa. Quello che state ascoltando è Fumble e ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, dove trovate anche com'è quel gioco di cui uscirà una puntata domani, a tema più o meno giapponese. Sì. E trovate SideQuest, che hanno iniziato l'ultima parte della loro prima campagna di lunga vita, The Complex, in cui giocano a Mutant Year Zero. E trovate anche Epoca, che è il nostro figlioccio. Epoca-kun. Ecco, esatto, il nostro Koai, che abbiamo portato su Fumble GDR, che vi consigliamo sempre di andare ad Che non è un ascoltare animale, e quasi. di cui è uscita una puntata ieri, dato che ci Esatto. dividiamo i giorni della settimana proprio per darvi qualcosa da ascoltare tutti i Anche giorni, perché per noi è un praticamente. po' più difficile. Esatto, sì. Puntata, tra l'altro, da ascoltare perché bisogna capire come un po' diciamo di così di lancio, bisogna capire come usciranno da una situazione agghiacciante in cui si sono cacciati nella puntata scorsa. Epoca, tra l'altro, ascolta il podcast in questo momento. Ciao, Anche Epoca. Nicola. Ciao! Cose importanti da dire su QWERTY e su Fumble è che siamo un'associazione culturale che si occupa di produrre podcast. Non produciamo solo Fumble, non produciamo solo come quel gioco, ma QWERTY produce un sacco di podcast e li produciamo grazie alle vostre donazioni e al vostro essere soci di QWERTY. Quindi Socio. potete andare su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, diventare soci, fare delle donazioni o semplicemente condividere i video e i podcast che pubblichiamo in modo che più gente ci trovi. Questa sera continuiamo a giocare alla leggenda dei Cinque Anelli, di cui Simone farà un riassunto dell'ultima puntata. Perché sei dritto davanti a me. Allora, vediamo quello che mi ricordo. Stasera mi sento un po' manto. Quindi sarà un riassunto degno Dai, di. è facile, pensa Allora, no, all'eremita. l'eremita è la parte facile di cui non mi ricordo neanche il nome. Izawa. Eravamo partiti dal castello del Daimyo, del Leone. Ormai abbandonato, deciso il da farsi, e il da farsi era incontrare, secondo Umon, questo eremita, uno Shugenja eremita della Fenice, che in qualche modo ci avrebbe aiutato. Cammina, 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 ci siamo avvicinati a quella che viene chiamata la foresta del demone, dove questo Shugenja aveva preso residenza. E l'aveva tappezzata con tanto di sigilli di questa è casa mia. Lo troviamo, presentazioni formali con Umon, che un po' spicce, devo dire. Non c'è stato il tre volte rifiuto del dono, ma al secondo è stato preso. Sono amici di vecchia data. Dopo di ciò gli abbiamo introdotto il problema, ossia che la vecchia Bayushi, secondo noi, era in qualche modo controllata o posseduta. Da Non lo qualche sappiamo. pensavamo, qualche magia del sangue. Tant'è che suggeriamo di fare un rituale che ci permetta di vedere cosa è successo a questa vecchia tramite un oggetto che sapevamo essere a lei collegata da tanto tempo, il sigillo imperiale, detto praticamente il portafoglio stile FBI, Lo Shogun Mitsu con i Mito. Il distintivo il ufficiale. distintivo ufficiale. Ormai rovinato è tutto, ma pregno ancora della sua essenza. Questo sigillo ci ha permesso, tramite il complesso rituale dell'acqua del vuoto, non si è ben capito Un po' di perché tutto, un po' c'è di stato tutto. un troll da parte della volpe che è stata a sua volta trollata Dell'acqua vuota. dal nostro nuovo entrato Shugenja. Tra l'altro ricordiamo la giornata migliore della volpe. Però la volpe è tornata al suo posto, quello che le spetta. La volpe è in migliore situazione oggi.
e riusciamo con la partecipazione di tutti, chi medita come al solito, chi andava a trovare offerte per i cami dell'acqua, della terra, allontanare i cami della terra e via dicendo, a interpellare il vuoto alla fine, se ricordo bene, sì, per avere una visione su questo oggetto che ci dice come apparentemente una persona vestita con vesti del clan della Fenice, no scusate, della famiglia della Fenice, no ho detto bene, clan Fenice, famiglia Agashi, erano gli Agashi giusto, abbia con un rituale sembra di sangue, perché con una scheggia del legno è riuscita a prendere il sangue della vecchia Bayushi, a confermare il chi anomalo che Xiang aveva sentito nel colpire la vecchia. Sono partiti 10.000. E meno male che questa cosa l'ha vista lui, perché se lui aveva preso per il culo la vecchia Bayushi, che si è fatta fregare da uno dei trucchi più vecchi, tipo viene ferita di Rokugan con un fazzoletto di sangue, lui raccoglie la goccia di sangue, sì, e quindi sì, poi sì, probabilmente le fa che qualcosa. Babba. Sì. E dopo questa scena viene anche approfondita con la scoperta che nel, ora può chiamarlo foglio di carta, è brutto, nel rotolo pergamena, con la pergamena, con la lista delle persone che andavano condannate a morte, era in realtà un incantesimo che celava la parola, il nome della persona che in realtà era l'obiettivo. Esatto. Il cui bersaglio non ci è noto, perché per scoprirlo dovremmo l'incantesimo aveva sia la suggestione di andare a uccidere questo bersaglio, sia quella di non farti dire qual era il tuo bersaglio. Sì, era un mindfuck a livello totale, però la cosa più importante è che c'è un bersaglio che è indicato da quell'incantesimo. Sì, sì, però solo non te lo diceva, ma dava un altro nome. Sì, no, infatti la suggestione più totale era che tu leggevi A, dovevi uccidere B, e se uccidevi B sapevi che era A, quindi anche sotto confessione tu dicevi A e non il vero obiettivo che era B. Secondo me è complicato tutto, però va bene. Vabbè, ho provato a dare la mia versione A e B. A-B testing, non è così che funziona? Detto questo, scusate, di solito partiamo alle 9:15, c'è un cos'era il tempo che ti eri dato per il riassunto? Buono, stai sforando. Detto questo, abbiamo deciso di incamminarci verso la città degli Agashi per scoprire qualcosa di più sulla visione che abbiamo avuto e sulla persona principalmente che abbiamo visto. E pensandoci, mentre questo viaggio è abbastanza lungo, no? Beh, sono diverse settimane in realtà. Una delle prime cose che vorrei domandare al gruppo è per qual è il nostro piano? È un'ottima domanda, quella della volpe. Pensavo avessimo già un piano. Andare lì, domandare alla prima persona che passa, scusi lei, conosce questo tizio? Sì. A 2 secondi per parlare di Bayushi. La volpe pensa che questo potrebbe essere di un intrattenimento notevole, ma non crede che sia il modo migliore per proseguire in questa cerca. Potremmo affinare ancora di più il nostro piano ora che ci penso. Beh, abbiamo del tempo, il viaggio è lungo. Se decidiamo di andare là, infine. Beh, il branco può sempre cambiare idea all'ultimo momento e deviare. Se ha senso. Decidiamo una condotta e seguiamola, per favore. Che cosa sappiamo di questa persona? Assolutamente niente. Sì, il suo volto era molto comune, a quanto mi avete detto. Però sappiamo che si trovava in un certo luogo, in un certo periodo. Beh, considera che tutto quello che lo Shugenja della Fenice conosce è più di tutto quello che conosciamo noi. Poiché noi non abbiamo neanche visto i dettagli. Dove si è svolto questo accadimento? Dicelo tu. Quando sì, la vecchia Bayushi è stata raggirata. L'abbiamo saputo da te? Non sappiamo inquadrarlo in un periodo o in un luogo. Abbiamo solo questa visione. Voi non... Abbiamo solo questa solo visione che hai la visione. Tu, caro Isawa-san.
Ma voi avete parlato questa Dayushi? Oh, più volte. E non vi ha mai raccontato nulla di questo fatto? Non siamo così in stretti rapporti con Dayushi da avere conversazioni di tale genere. L'unica cosa che possiamo sapere con certezza è che questo fatto è accaduto dopo che voi l'avete conosciuta. No. Questo fatto è accaduto, dobbiamo chiarire, noi lupi, principalmente la volpe e Xiang, hanno lavorato per la vecchia Bayushi anni fa. I contatti dopo sono rimasti lievi, fino a che la vecchia, e guarda, mi guardo un attimo intorno mentre lo dico anche un po' a bassa voce, ha cercato di uccidere il daimyo che ci ospitava, probabilmente sotto l'influenza di questo incantesimo. Quindi più o meno sappiamo fermato quando è accaduto l'incantesimo. Sarà tra 10 anni fa e 2 settimane fa, non so quanto possa essere utile. Beh, l'incantesimo non sarà stato fatto così a distanza. Se lei ha cercato di uccidere il daimyo perché è sotto l'influenza. Beh, quanto tempo ci vuole per organizzare una cosa del genere? Qua servirebbe Bakuseki. Gli unici che avete a disposizione sono Umon e Kakita, oltre a voi invece. Che Umon vedete, si stanno tenendo proprio lontani, uno davanti e uno dietro. Nord e sud. Umon, San, che è quello più avanti. Faccio e lo dico tipo mezzo secondo dopo il San. Abbassa solo la testa girandosi un pochino verso il retro dove ci siete voi e non dice nulla. Quanto tempo avrebbe impiegato la vecchia Bayushi a organizzare? Quanto ci metterebbe il migliore degli scorpioni a organizzare un piano come quello che è stato messo a frutto? Il migliore degli scorpioni? Probabilmente qualche anno. Quindi potrebbe essere una maledizione. Solo uno stolto organizzerebbe qualcosa del genere in pochi giorni. Sarebbe facilmente tracciabile. Stiamo parlando quindi di troppi anni or sono. E quanto tempo avrebbe dovuto pianificarlo il più abile degli scorpioni per evitare come poi si è risolto? Purtroppo non credo di essere la persona in grado di rispondere a questa domanda. Domanda. Nella visione, centesimo potere, c'era qualche riferimento spaziale che potrebbe dirmi più o meno in che territorio fosse? Allora, puoi fare una prova di investigazione. La difficoltà è 25 perché ce l'hai ancora un po' fresca nella memoria, però non è una visione tua. Questo è come in CSI quando gli chiedono alla vittima: ricorda un particolare? Il particolare, dal chiodo riescono a risalire quando alla prendono casa degli la fotografia anni e nel riflesso dell'occhio del tizio morto vedono: ah, e quella polvere bianca si posa, digitale, si posa a quell'altezza solamente nella zona della baia. Esatto. Questa era l'idea. Esattamente quello. Ma non posso farcela. Devo per forza fare 2-10, qualcosa ce di l'hai? Assurdo. Cos'è che investigazione? Ho capito, ma come fai a farmi 5K2? Non è impossibile, è difficile, ma non ce è la fai, ce la puoi fare. Se ti ridate illeggibili poi potrei provare. Se lo aiuto con meditazione potrei provare. Lo faccio entrare in un profondo stato di meditazione per aiutare la sua concentrazione. Gli dai sicuramente praticamente un raise gratis. È come se gli abbassassi il tiro di 5. Sì. Io non è allora. Ci sono delle cose che stiamo facendo in questa campagna di Leggende dei Cinque Anelli che non sono caniche al 100%. No, vabbè. Tipo aiutare gli altri. Tipo aiutare gli altri, considerare il raise come un più 5 gratuito, che non è proprio la stessa cosa, tecnicamente. E no, però mi sa che l'unico caso in cui è uscita è quella con l'importunio degli spiriti. E là sono tipo 5 raise in più. Sì, che però tu che non avresti potuto, e non avresti comunque potuto farli perché in teoria puoi fare un tot di raise massimo pari al vuoto. Ah, ok, quindi non avevo potuto farlo. Ma è una cosa che stiamo ignorando, okay, sapendo che vabbè, sono più fighe le cose sparate. Devo tirare meditazione? Ho fatto 2-10. Eccolo, ritirali. Ritirali tutti e due. Non ci posso credere, ma sono dei dadi bellissimi. Dai, sono i dadi del granchio. Ritira quei due, sono 20 più quei due.
30, solo con quelli più un altro dado dei... No, 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 giusto due. 30. Che culo. Ma va bene così. Diciamo che quella del che vuoto con 5 rese, eravamo in 2 Shugenja, abbiamo 5 vuoto in 2. No, dato che mi hanno scritto, però il raise massimo, volevo farvi sapere che lo sappiamo, ma stiamo usando delle house rule. Volevo solo fare gli Fumble usiamo sempre house. Esatto, praticamente siamo più house. Però io posso dire che in 2 abbiamo 5 di vuoto. Anche questo è vero. È un house rule. Abbiamo house rulato il castare in gruppo. Presto ne avremo 6. Yeah. Mi mancano un po'. Ci sono 16 punti, 12 punti. Ok, quindi... Allora, ti ricordi, come ti avevo detto, che la stanza dove avveniva lo scambio era una stanza chiusa, dove non c'erano finestre. Sì. Quindi fai fatica un po' a identificare qualche cosa. Quello che ti può fornire qualche dettaglio è che lei sembrava molto più riposata di quanto non sembrasse lui. Ok. Quindi è più probabile che si sia mosso lui. Che lui in viaggio sia arrivato da lei. Per andare da qualche parte. Ti aggiungo un dettaglio che magari lo può aiutare. Lui l'ha vista la vecchia Bayushi che ho visto io ultimamente. Perché mi ero camuffato davanti a lui. Quindi se era più giovane magari puoi farti venire un'idea. Se era tanto più giovane. Però era già vecchia quando vi ha conosciuto. Oddio. Però non era così raccancinata. Sì, ma fra uno fra la 70 anni e 74 la portavano sulla portantina già quando l'avete conosciuta. Beh, per esempio, indossava dei vestiti pesanti o no? Perché già comincio a capire se inverno o estate. O nord o sud. O nord o sud, il legno della casa magari è fatto in un... un certo tipo di albero, non lo so, cose ottime così. Domande. Allora, i vestiti, vedi che entrambi sono vestiti con dei vestiti abbastanza leggeri. Ok. Quindi è probabile che sia tarda primavera o estate, o forse inizio autunno, però sì, insomma, sicuramente non è inverno. Adesso non siamo... Adesso, in questo momento, forse il migliore ci avrebbe messo anima. Chi lo sa. E voi siete pure in tarda primavera, ormai quasi estate. Anche perché dal nostro punto di vista non è che sia stato un piano così ben congeniato. Sappiamo alcune cose. Visto che hanno fallito. L'altra cosa che mi chiedevi sul legno, il legno era abbastanza scuro. Questo lo portiamo con noi. Non era laccato di nero, ma era proprio un legno scuro naturalmente. Do il resoconto di queste cose per vedere se magari vi viene in mente qualcosa. Dice qualcosa? Questa combinazione. Dice qualche cosa soprattutto a te, perché sei stato trascinato nei labirinti di un palazzo con le pareti di legno scuro che non aveva finestre, non c'era niente da nessuna parte. Labirintico. No, la volpe non vorrebbe usare troppo, ma potrebbe essere Xiang. Non ti ricorda niente? Legno scuro. Forse perché tu non hai passato tutto quel tempo mentre portavano la volpe in giro cercando di farle perdere l'olfatto. Io la stanza della pergamena non l'ho vista. La vecchia casa di Bayushi. L'esterno non lo so se era legno scuro chiaro. L'interno sicuramente. L'interno non c'erano finestre. Ah no, io ci andavo all'interno. Sì, sei stato guardie. Anche tu all'interno. Nella stanza con la pergamena ci sei stato con me. La casa di Bayushi quindi? Mi hanno fatto girare la volpe a lungo e largo in quella casa. Io mentre loro due cercando di dare un fastidio invece. Mentre loro due si dicono questa cosa, metto il mio testone in mezzo fra le loro teste. State forse dicendo che dobbiamo andare nelle terre dello scorpione? Io l'avevo detto dall'inizio. Esattamente dov'è casa Bayushi? È praticamente lungo le montagne che dividono le terre dello scorpione da quelle del leone. Quindi è vicino. Era vicino. Adesso siete un po' più lontani. Gli dico dov'è. Il che giustificherebbe un viaggio di questo Agashi fino a quei territori, visto che nella visione lui sembrava potrebbe meno essere riposato. Quella la casa. Beh, sicuramente è un indizio, però potrebbe anche essere un altro luogo. Vogliamo ma andare nella casa del signore che abbiamo. Io racconto velocemente a chi non c'era cosa è successo l'altra volta. Cioè vi racconto che ci hanno ingaggiato a me e a Xiang. Siamo andati dalla vecchia Bayushi. La vecchia Bayushi ci ha detto: mi hanno rubato sta pergamena, trovatemela. L'abbiamo trovata da questo ninja che se la stava rubando, l'abbiamo picchiato, immobilizzato, non ucciso, abbiamo riportato la pergamena, bella, era tutta una prova, ce la siamo fatta fregare noi, volevamo vedere se eravate bravi come... Basta, fine della storia.
È stato più un test per i lupi. Questo mi perplime. Era un flashback, una puntata che non c'erano abbastanza giocatori. Naturalmente. Ti dice anche questo la Volpe. Sì, sì, sì. Capisco. La Volpe vede oltre il cheap shooter. No? Esatto. No, quello solo Numen era lo gioco. Bene, quindi abbiamo due possibilità. Andare a cercare Agashi o andare in questa vecchia casa, questa signora, per cercare altri indizi. La Volpe ha un'obiezione a entrambe le due proposte. Per quella di andare a cercare questa Agashi, i lupi hanno intenzione di ululare a qualsiasi uccello colorato in grado di fornire questo nome? Penso sia come cercare un ago in un pagliaio. In realtà sarà qualcuno di nascosto. Dovremmo avere... È un nome comune poi Agashi? È una delle famiglie più grosse. Ah, la famiglia, giusto, perché non sappiamo il nome. Tra l'altro, quindi non sappiamo neanche il nome, non ha un aspetto. Mentre l'altra opzione, e dei vestiti possono essere facilmente recuperati. Mi trova in disaccordo perché stiamo andando su un ricordo. E scusatemi, non vogliamo presentarci alla casa della persona che abbiamo, esatto, così indeclicatamente posto fine alla sua vita. Non abbiamo cosa, chi? È pari altrettanto a presentarsi nessuno a casa di una famiglia visto potente a dire: scusate, quale dei vostri membri pratica la magia del sangue? E Kakita da dietro vi urla: state dimenticando qualche cosa, però. Come è tipico di quando si parla con uno scorpione. Che tu conosci la magia del sangue e ci puoi dare una soluzione. No, che stiamo andando in un posto dove un antico mago del sangue ce l'aveva a morte con la famiglia Matsu, di cui il daimyo che è stato quasi ucciso faceva parte, forse. Queste mi sembrano informazioni abbastanza rilevanti. Beh, non ho compreso. Casa di Bayushi è al confine tra il leone e lo scorpione. Chi è che può avere rapporti con il Matsu? Umon. No, non era Umon. Però forse tu lo sai. Parla e ti risponderò. Il dono che è stato fatto da Kuseki. Sì. Cos'era? Ricordamelo. Era lo scalpo di uno scorpione. E com'era legato in tutta questa storia? Non ne ho idea. Kuseki ne aveva parlato con noi. Com'era collegata tutta questa storia? Era ubriaco. È un mondo che ha parlato. Potresti ripetermi quello che hai appena detto? Qualcuno ce l'aveva, voleva uccidere, ce l'aveva morte con una famiglia di cui faceva parte il daimyo che è quasi stato ucciso. Questa era Kakita. Kakita. Kakita è quello che ha detto questa cosa e ti dice: è quello che abbiamo pensato ieri sera intorno al fuoco prima di decidere di partire. Non sapendo ancora quale fosse il vero bersaglio. Certo, però abbiamo anche pensato che se è impossibile pronunciare il vero nome di chi vuoi uccidere, Umon e la moglie del daimyo dovrebbero essere esclusi dalla lista. È vero, se ho scritto bene. Quindi rimaneva il daimyo. O uno di noi. O Mayumi. In ogni caso, nessuno scorpione era coinvolto direttamente nell'omicidio. Ok, bravo Xiang, i tuoi appunti che sono sempre utili. Quando mai uno scorpione è coinvolto direttamente in un omicidio? E chi era? Xiang ci ha fatto notare che Yogo Kenosuke è quello che ha rapito la moglie del daimyo. E Akuseki lo ha ucciso. L'ha fatto sfidare in duello. E questo è stato nel territorio dello scorpione, dove il daimyo è andato a riprendersi moglie e figlia. Esatto. Mm-hmm. E questo dov'era? Queste terre dove è andato a riprendersi moglie e figlia? Vediamo se lo sa, datemi un po' di dadi. Noi non lo sappiamo, non ce l'hanno detto. No. Lo so. Beh, la famiglia Yogo ha un solo piccolo territorio, quindi, quindi sicuramente lì è stato un castello di quelle terre. E quanto è lontano da casa di Bayushi? Beh, è più o meno al centro delle terre dello scorpione, lei vive sul confine, quindi sarà qualche settimana di viaggio. No, forse non c'entra nulla. Ma a questo punto, Kakita, quello che ci rimane da pensare è che
Stiamo comunque sempre camminando, per adesso diretti a Fenicia, giusto? Sì, diretti sì, alla città della alla memoria. Città della memoria, dove ci sono gli Agashi. Il saresti d'accordo quindi casa di Bayushi? Perché potrebbe avere a che fare con il collegamento tra il Daimyo. Però scusate, la volpe ogni tanto parla troppo e si confonde con le proprie parole. Non vorrei confondervi. Non è un bene. Non vorrei confondervi oltre. Ma qui non ci stiamo confondendo, dobbiamo decidere la nostra linea d'azione. Non ha senso. E se non siamo confusi è bene rimanere fermi, almeno da chiarire le idee. Mi fermo. Non, da volpe non vede alcun senso. Forse solo gli spiriti possono aiutarci, ma così non vede alcun senso. Anche non importa con chi ce l'avesse Bayushi. L'importante è con chi ce l'aveva il mago del sangue. Il mago del sangue. Quindi anche bisognerebbe trovare il collegamento tra il mago del sangue e Astio nei confronti del daimyo del leone. Tutto il resto non ci porta a nessuna parte. Il mago del sangue è quello che è stato seppellito sotto la città della memoria. Ce l'aveva direttamente con la famiglia del daimyo, non con i leoni in generale, con quella famiglia lì, la famiglia Matsu. Che era quello che aveva fatto un danno, ma non era stato sconfitto dai supereroi di tutti gli elementi? Dal campione, dal campione Matsu. Io direi che una pista... Quindi potrebbe essere una vendetta tra i secoli? Non sarebbe la prima volta che qualcuno vende la propria anima a Fuleng in cambio della possibilità di ottenere la vendetta. E com'è possibile trovare dei seguaci di questo mazzo? Ne avrà tantissimi. Domanda off. I lupi sì. hanno facoltà di investigare? Noi al momento no, siamo cani sciolti perché Bayushi esatto. è morta. No, aspetta, nel senso, di solito noi ci chiamano per risolvere un problema. Sì. Ma se siamo a conoscenza di un problema, abbiamo l'autorità per investigare? Abbiamo qualche cosa che non ci... Se non lo diciamo ufficiale. A nessuno, no. Sì, abbiamo l'autorità se non lo diciamo a nessuno. Che vuol dire? Cioè, se noi adesso andiamo a investigare, abbiamo l'autorità almeno. Quello che sta cercando di dire la volpe è questo. Il linguaggio contorto della volpe significa... Allora, significa che voi di vostro non avete nulla di ufficiale, se non il sigillo imperiale che avete rubato. Sì. Beh, non così. È il caso. Che potrebbe essere riconoscibile. A parte quello, non avete nulla di ufficiale che vi permetta di investigare. Ma al tempo stesso... Nulla vi vieta di presentarvi a casa di un altro nobile samurai, chiedere ospitalità, che è difficile che vi venga rifiutata a meno che non ce l'abbiano con voi, e fare finta di niente mentre investigate. Oppure andare dai dei tizi e investigare, perché siamo 5 samurai che fanno domande, pensano sia una task force segreta e quindi ti rispondono. No, non è il problema di presentarsi, è il problema di se noi mostriamo un distintivo, non diciamo che siamo la compagnia. No, beh, questo volevo sapere. No. Magari qualcuno può anche conoscervi, useremo le regole per la gloria per vedere se qualcuno vi conosce. Al massimo puoi andare in giro e dire: yes, caro master, la gloria. E dire: siamo in missione per conto di Dio. La gloria, compiendo imprese eroiche. La gloria sì, si guadagna qualcosa. Compiendo imprese eroiche perché mano a mano. Popolari, però. Sì, la gloria rappresenta quanto il popolano medio vi riconosce. Tant'è vero che l'imperatore ha un punteggio di gloria molto basso rispetto ad altre persone, perché stando sempre chiuso nelle sue stanze nessuno sa che faccia abbia. No, nessuno sa chi sia. Se andasse per strada, a parte essere portato sulla portantina imperiale, nessuno saprebbe chi è. E tra l'altro la gloria... Quindi l'imperatore ha lo status. C'ha anche dei vantaggi pesanti in gioco. Ma tipo io con l'incantesimo della spada di fuoco aggiungo i danni pari alla mia gloria. Infatti... Solo che finché fate le cose di nascosto, la vostra gloria. Sei tu che ci hai fatto fare i lupi. L'onore? Potevamo fare gli elefanti. Siete partiti o gli ippopotami. L'onore invece dipende dalle azioni che si compiono. Tipo ammazzare una vecchia dovrebbe toglierti onore. L'onore dipende dal tipo di azioni che compi. Per cui alcune azioni, tipo aiutare i deboli, aiutare qualcuno, ti permettono di guadagnare onore, a meno che tu non stia, ad esempio, aiutando un mago del sangue. In quel caso perdi onore, e perdi onore anche se tu non sapevi che era un mago del sangue.
Perché quando lo scopri è retroattivo. Beh, ma l'onore poi è personale. Se io ammazzavo il negoziante che mi doveva fare il wakizashi e gli rubavo tutte le armi, non lo scopriva nessuno. Però in quel caso non era onorevole come cosa. No, non era onorevole. Io ho onore nel senso onore, non condotta personale stile vampiri. Comunque, abbiamo la pista della vendetta. Sì, era quella su cui ci eravamo focalizzati. Se vogliamo darle credito. Ma è la pista della vendetta di una di un'entità famosa. Sì. E questo ci permetterebbe di fare delle domande in modo discreto. Perché comunque la storia di questa persona è conosciuta. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Vorremmo sapere se ci sono qui dei seguaci di Matsu attivi. Noto che non vi è stato fatto il dono della diplomazia, mio caro. Oh, purtroppo. Mia cara volpe. Purtroppo no, mi è stata ci sono fatta... modi più raffinati di indagare che non mi appartengono. E di solito. Ma sono sicuro sono che ci modi sono modi che hanno bisogno comunque di una base. In questo momento non abbiamo nulla. Abbiamo l'immaginazione. Abbiamo un sigillo imperiale e possiamo spacciarci per la vecchia Bayushi. Non è un po' rovinato? Si può far sistemare. Però possiamo spacciarci per ecco questo già è una base. Bene. Ma siamo sicuri di voler far riesumare il corpo della vecchia Bayushi? No, potrebbe però il corpo ancora comodo. Nessuno sa che è stato seppellito. Non credo che il daimyo sia andato a sbandierare ai quattro angoli di Rokugan di aver ucciso la vecchia Bayushi. È pur vero che mentire non è onorevole. No, infatti. Questo riguarda voi che siete ancora vivi, forse. Non gli certo un cane che è già morto. Gli spiriti hanno un concetto di onore molto particolare. Non posso certo suggerire che siate voi ad usare questo sigillo. Secondo la volpe è ancora debole come base, ma ci si può lavorare sopra. Però da chi? Sicuramente... persone della Fenice non rivelerebbero informazioni di questa cosa alla vecchia Bayushi. Bisognerebbe magari andare a casa della vecchia Bayushi, considerando anche gli attriti. Oh, quello sarebbe sono estremamente tornato a casa. Mi tolgo un attimo la maschera. Umon ti dice quello sarebbe estremamente difficile. Sono tornato a casa. Non sappiamo nulla di come lei si comportasse con i propri uomini in privato. Essere scoperti sarebbe estremamente facile. Sì. Giro di qualche minuto, non di più. Ma come, la mia vecchia non è abbastanza credibile? No. Umon fa un ridacchio. Un ridacchio proprio. No. Quindi? Può essere credibile per qualcuno che sa chi è lei, ma che non la conosce così approfonditamente. Quindi? Quindi non rimane che utilizzare questo sigillo nel modo più consono. Per cercare di ottenere delle informazioni in maniera discreta. Da chi? Beh, se ho capito bene, questa è una faida di tanto tempo fa, quindi suppongo... Sì, ma parte di quella faida sono persone nascoste perché è illegalissimo essere seguaci di Foto, immagino. Di chi? Quello del gioco, di Matsu. Matsu è no, Matsu, di scusa, del super mega mago del sangue. È chiaro. Ma nella famiglia Matsu qualcuno saprà qualcosa di questa storia antica. Quindi dobbiamo tornare indietro. Però forse con il vostro aiuto adesso potremmo avere più informazioni. Ma quando siamo partiti da lì avevamo qualche traccia di questa cosa o non sapevamo assolutamente nulla di nulla? O Agashi o Terra dello Scorpione a Mutsu. Sì. Perché sì, ma Agashi? Dagli Agashi ci siete andati solo perché sono cacciatori di maghi del sangue. No, infatti non avevate nessuna indicazione della famiglia quando siete partiti dalla famiglia. No, quando siamo partiti dal castello. Allora no, siamo andati esatto. Siamo andati direttamente da lui perché volevamo un aiuto per far sbandierare questa. Esatto, e perché Umon ci ha detto che aveva la conoscenza giusta. Come quando un animale deve raccogliere le sue idee e torna alla sua tana. Esatto. In questo caso la tana è quella di un leone. Io direi inizialmente di seguire la strategia di Umon, ossia di cercare tramite questa nuova conoscenza un modo per farla, per dare un dispiacere agli scorpioni, mettiamola così. Il piano iniziale era questo.
A meno che non mi sono perso io per strada, il piano iniziale era questo. Il piano iniziale era trovare qualcuno che sapesse qualcosa sugli scorpioni da sfruttare contro gli scorpioni, cioè la Fenice. Ok, ma al momento penso però che però adesso che avete scoperto la cosa, che ha scoperto Isawa, con tutto il rito e quanto, sì, certo, secondo me conviene tornare alla base. Io vi capisco, Kitsune-sama, ma quello che dico è presentarci alla Fenice con questa nostra scoperta per far sì che la Fenice ci sia amica e ci aiuti. Perché la Fenice dovrebbe esserci amica? E ci aiuti a far vedere. Potrebbero consegnarci all'imperatore. Non bisogna dirgli tutto. Tu? Al contempo. Tu? Lo so, infatti lascerò parlare voi. Quindi stai cercando di farci andare in un posto dove poi tu non puoi neanche dire una parola. Perché di solito parlo io con gli altri Sama. Mi sto alterando. Questo è sempre Kakita che da dietro vi dice: potreste anche per una volta nella vostra vita fare la scelta onorevole e dire quello che è successo, sapendo che lei era vittima di un incantesimo del sangue. Nessuno vi... È vero anche questo. Vi accuserà. Non conosco nessuno tra le Fenici di cui la Volpe si può fidare così ciecamente. E se invece... La Volpe non si fiderebbe neanche del leone, ma era lì. E se invece cacciassimo in maniera tradizionale? La prima cosa che si fa per stanare una preda è mettere un'esca. Quindi noi ci potremmo recare nei territori della famiglia Gashi, lasciare traparare la notizia che sappiamo bene chi ha avvelenato Bayushi con la magia del sangue e vedere quali movimenti si producono. Il problema è come si arriva a quell'informazione che dobbiamo dare. Bayushi e la magia del sangue. Noi la bisogna spiegare già. Il contorno. No. Ti verranno fatte delle domande. Ah, nessuno fa a domande a un ubriaco che straparla. Non è comunque stupido l'idea di Kakita-sama. Beh, perché non io, il parere della Volpe lo avete, è quello di tornare nella tana del leone. Ma come al solito i lupi decidono del branco. Siamo quasi stati cacciati dalla tana del leone. Ma non avevamo informazioni che abbiamo adesso. Il daimyo ci ha invitato a andarci. Ma abbiamo bisogno di altre informazioni. E quali potremmo recuperare nella tana del leone? Ma semplicemente il capo branco di quella tana, per non un branco, ma il leone a guardia di quella tana è colui che è imparentato con l'eroe che ha sconfitto il signore di questo mago del sangue che ha cercato di rivalersi su lui stesso. Ma forse c'è un collegamento troppo vago per te, Xiang. Perché colpire questa Bayushi? Per vendicarsi? Cosa c'entrava lei? No, forse era un mezzo. Potrebbe anche essere che c'entrava, ma anche secondo la Volpe era un mezzo. Se tu dovessi era un mezzo uccidere... con gli strumenti e il potere giusto per se, muovere. Se tu, Isawa-san, dovessi uccidere qualcuno, non chiederesti al migliore degli scorpioni? Sì, ma perché uccidere lei? Non credo che fosse nei piani iniziali che lei morisse. Già. Diciamo che i lupi di solito si spostano senza che altre creature si accorgano della loro presenza, e in questo caso no. È stato, come si dice, sono stati fatti i conti senza i lupi. Quindi il ridacchio. Se ho capito bene, la morte di Bayushi dovrebbe scatenare altri eventi. No, Bayushi voleva uccidere forse qualcuno in quella casa. Era ospite. Voleva uccidere qualcuno in quella casa. Mentre stava cercando di uccidere qualcuno, ci siamo messi in mezzo noi e li abbiamo fermati, salvando il daimyo, la moglie e Umon. Bayushi e gli altri scorpioni che c'erano lì volevano uccidere tutti quelli che c'erano là dentro tranne noi, se ci fossimo fatti di disparte. Cioè ci hanno dato la facoltà di schierarci. Anche perché voi eravate uno dei frutti di Bayushi. Vero. Già. Bisogna stare più attenti a quello che si coltiva. E Kakita urla di dietro: beh, il frutto non è caduto poi molto lontano dall'albero. Uno scorpione punge sempre le persone che gli sono vicine, guardando Umon con l'odio negli occhi proprio. Io respiro tutto questo astio che mi nutre e
Lupi, noi abbiamo fermato un tentativo di assassinio del bersaglio dell'incantesimo. Sì, ma Bayushi era solo uno strumento, quindi probabilmente non ne abbiamo la se certezza. Fosse partecipe non avrebbe dovuto subire un rituale per essere suggestionata. Se invece avesse agito, la vendetta sarebbe stata compiuta. I piani sarebbero sì, stati compiuti. Sì, e probabilmente, se come funziona quell'incantesimo, se la volpe ha capito bene, probabilmente la vecchia Bayushi avrebbe continuato con la sua vita senza nessun problema, per lei col sigillo dell'imperatore, magari anche convinta che quello fosse vero sigillo. Ma fine quindi della storia. Il piano non è andato a buon fine, la vendetta non si è compiuta. No. E cosa ci fa pensare che non riproveranno? Nulla, anzi è un'ottima idea. Beh, quindi, dato il tempo che ci hanno messo per portare a fine il primo piano, non direi che reagiranno nell'immediato. È una cosa più complicata fredda. Su Rokugan, forse però, non lo ricordi perché sei stato eremita a lungo, ma è salvaguardare ogni tipo di apparenza ed evitare che ogni singola cosa possa essere ricollegata anche lontanamente a te. Se ha fatto tutto questo invece di tirare una freccia con un ninja infiltrato, stiamo creando troppo. Ma sarebbe stato più facile mandare un assassino. Ha degli eredi? No. E non credo ne avrà a breve. No, non credo che ne avrà. A breve. Non credo che ne avrà, almeno che non cambi moglie. A breve. Come fate a dire questo? A breve. A breve. A breve. Perché non dovrebbe avere un'altra moglie? Forse una cosa che ci siamo dimenticati di dire. Oppure potrebbe essere un pazzo e fare una figliata incredibile. Quello che ci siamo dimenticati di dire è che la moglie del daimyo è una yogo come me. E la sua famiglia l'aveva già rapita in passato per evitare che procreasse con il daimyo. Ma il daimyo, essendo un leone ed essendo testardo come solo i leoni sanno essere delle volte, è andato a rapirla ed è tornato con una figlia. Quindi ha già un... Non è proprio no, una figlia. No, purtroppo un'altra cosa che forse non ti abbiamo detto è che quella maschera che Kitsune ha usato per impersonare la vecchia Bayushi è la pelle di quella ragazza. In realtà è una volpe che ci ha fatto dono di questo. Beh, uno bello. Spirito di una volpe, prima che tu intenda certe parole. Dono è quello che racconto a loro. In realtà l'ho scuoiata personalmente, ho sentito lo strillo ogni istante che passava. No, ma per favore, non l'hai scuoiata. No, non l'ho scoiata. Non posso mentire. Quindi questa bambina esiste. Questa bambina doveva essere mia moglie, dice Umon. Questa bambina è probabilmente più vecchia di tutti noi lupi sommati. Ed è lei che ci ha chiamato per impedire che Umon venisse annichilito. Come collaterale a questo punto, pensiamo. Sì. Forse, chi lo sa, potrebbe anche essere... Si sa mai. Su Rokugan le cose sono complicate. Sarebbe bello che la via del samurai fosse dritta e senza ostacoli, ma così non si forgerà mai la lama. Rokugan è un paese fatto di montagne, quindi è normale che i sentieri di Rokugan siano tortuosi e sassosi. Io in questo momento sono con loro con il corpo, ma la testa è al muro. Sì, sì, noi andiamo avanti perché, per un quarto d'ora a farci metafore su metafore. Esatto, il muro mi sembra un posto migliore in questo momento. Ho bisogno di mettere a posto le idee. Sai come? Troppe informazioni in questo viaggio. Quando uno si appoggia che vede, tipo, si immagina sul prato, no, in realtà con l'altalena, sto facendo confusione. Tu invece io sono lì che sei picchi sul muro, che dilanio creature dell'ombra sul mio muro. Ad ogni modo, se vogliamo seguire la pista della vendetta, possiamo presumere che questa vendetta non è stata compiuta e che qualcuno avrà modo di organizzare un secondo piano. Quindi ancora idea migliore per tornare alla Tana del Leone. Naturalmente, sì, se volessimo seguire questa linea di indagine e se pensassimo che quest'altro piano durerà anni e anni, potremmo fare in modo di velocizzare le cose. Poi, la volpe è sempre disposta a
trattare il suo voto su dove andare. Se la volpe non avrà alcuna responsabilità di tutto ciò che accade al leone, possiamo andare dove volete. Noi abbiamo un vantaggio, che questo Agashi, questa persona, non sa che noi sappiamo come è fatto il suo volto. Se è un Agashi. Se è un Agashi, ma comunque noi lo abbiamo visto in volto. E lui non sa che noi lo abbiamo visto. Quindi, se riuscissimo a difendere il Daimyo, o comunque la persona che lui vuole uccidere, prima o poi dovremmo riuscire a incontrarlo. Per difendere il Daimyo vuol dire rimanere lì per anni. Non se qualcosa lo spingesse a dover agire subito. Se io voglio uccidere una persona e questa persona sta morendo, probabilmente vorrei comprare la mia vendetta subito. Sulle spalle ti dico, vieni, andiamo. Oppure se dovesse avere, per esempio, un figlio, o se dovesse essere una posizione. Ovviamente, loro se stanno andando, li fermo. Scusate? Sì. Sì. Non credo sia il momento di andare a caccia. No, non stiamo andando a caccia, stiamo andando a fare un po' di sparring. Esatto. Mentre voi. Stiamo andando a fare un po' di addestramento mentre voi continuate con le vostre speculazioni. Parole possono essere ardue per persone che sono abituate solo a combattere. Non è che sono ardue. Ma stiamo cercando una soluzione migliore per tutto il branco. E soprattutto a questo punto, la volpe si domanda: perché non agiamo? Noi stiamo agendo in maniera diversa. E Kakita fa. Quello che ha detto prima Ida potrebbe essere un buono spunto. Io conosco anche io. Un'esca. La volpe conosce anche un modo. Forse, come te la cavi con gli spiriti dell'acqua? Mare in acqua, sono stato rimandato. Esiste modo, so se esiste modo tipo di registrare un'immagine e magari farla rivedere tipo in una ciotola, visto che io posso vedere a distanza. Da lavorare questa idea. Ma la volpe Bayushi, legata o torturata, che sta per dare tutte le risposte in qualche modo per attirare qualcuno e facciamo andare in giro questa cosa, o in un altro modo, in modo oppure che con la testa del Daimyo morto. Insomma, un'esca. Cosa cambia da quello che hai detto? Poi da qui in poi ci si può lavorare. Il punto è che bisogna decidere tutti insieme, perché non basta. A chi la facciamo arrivare? Non possiamo spargerla nel territorio della Fenice a cazzo. Scusate la parola. Ma io non ho detto forse... di spargerla nel territorio della Fenice, ho detto di andare nella città, vicino alla. O vicino. Avvicinarsi il più possibile alla famiglia Gashi e rilasciare la notizia in maniera informale. Tutta però. Tutta. Vi ho detto che nessuno dà retta a un ubriaco. O meglio, no, nessuno mi dispiace per Xiang, che alla fine ha ucciso la vecchia Bayushi. E quindi? E Umon, che è stato il primo a sferrare un attacco. Beh, la notizia è semplicemente che la vecchia Bayushi è morta e che finalmente abbiamo trovato il vero colpevole. Questo non implica che tu pensi noi... che non faranno domande. Effettivamente quello che dice Ida, come dicevo prima, potrebbe aver assolutamente senso. Se a diffondere la voce fossero un ubriacone, un ronin senza onore e un monaco che ha poco valore nella società, difficilmente qualcuno farebbe delle domande a loro. E se le facessero, sarebbero consci del fatto che la spada sarebbe la prima risposta. Con voi sarebbe molto più difficile. Mi sembra un'ottima idea. L'unico dubbio è che a questo punto più si ingrezzisce, diciamo, la fonte, meno verrà dato peso a quelle informazioni. Però si sa che su Rogue One le voci girano in fretta. Ma che cosa ci aspettiamo da questa mossa? Qual è? Ci aspettiamo che colui che ha organizzato tutta questa cosa venga da noi. Ci cerchi. O mandi qualcuno. Cerchi noi o cerchi un ubriacone, un monaco e cerchi un ubriacone, un monaco e un ronin che sanno cose che non dovrebbero sapere. Basta prendere una stanza. Che è esattamente come quando una creatura dell'ombra sente il profumo del sangue di un essere umano e lo vuole attaccare. Non serve neanche andarla a cercare. Possiamo fare questo. Sappiate che recentemente sono riuscito a acquisire
una nuova conoscenza degli spiriti, e se in caso tutto si dovesse mettere male io posso andarmene, quindi facciamo quello che volete. Non avevamo dubbi che tu saresti stato capace di scappare. La voce deve essere sparsa. Sì, sì, assolutamente. Bene, mi affido alla vostra saggezza. Saggezza dei lupi. Le volpi scappano, di solito. Tant'è vero che si fa la caccia alla volpe. Esatto. Già. Non la caccia al lupo. E scappano. Quindi, ripartite verso la città della memoria. Esatto. Verso la taverna. Non ci fermiamo verso la continuate città. Ad andare verso. Ci mettete appunto qualche settimana, sono quasi 4 settimane di viaggio. Cioè, mi viene in mente quando vai col navigatore in un posto e parte il ricalcolo. Sono partite 10.000, io vado dritto e poi ripartito normale, più o meno. Io ogni giorno richiedo il piano. Sì, sì, sì. Non avevamo dubbi. Esatto. Dopo 4 settimane circa arrivate alle porte della città dei ricordi, o della memoria, che dir si voglia, che è molto più maestosa di quanto vi aspettaste, sapendo qual è stata la storia di questa, di questa città. È costruita praticamente su un piccolo isolotto, separato dalla terraferma, e c'è un lungo ponte dove ci sono guardie sia all'inizio che a metà che alla fine, che controllano tutti quelli che passano. E vedete che la città è fatta di palazzi abbastanza alti per la media di Rokugan, perché vedete che molti sono di 4-5 piani anche. Cacchio. Fuori dalla città ci sono le case più popolari, però già vedete che anche i mercanti sono abbastanza all'interno del tessuto della città da avere le case a fianco a quelle dei samurai. Questo perché la città dei ricordi è diventata il fulcro del commercio tra la Fenice e la Mantide. Quindi un po' si sono adeguati alle usanze della Mantide, che sono un po' più burberi e un po' più vicini al popolo di quanto non lo siano altri samurai. Dall'altro la Fenice ha cercato di rendere ben chiaro di chi fosse la città, facendo dei palazzi imponenti colorati con il rosso e l'arancio tipici della Fenice, mettendo statue di fenici ovunque. E quello che ne vedete è che è sicuramente una città molto ricca e con un sacco di gente che va e viene continuamente. Sapete anche che oltre al tempio cimitero dell'eroe Matsu, che ha ucciso il mago del sangue, di cui ancora non sapete il nome perché è stato cancellato dalle pergamene per evitare di pronunciarlo, per superstizione, c'è una grossa biblioteca, perché tutti gli scritti che passano avanti e indietro, molti vengono lasciati alla biblioteca in cambio di una piccola somma, che ne fa una copia e poi la restituisce al proprietario, che la porta dove deve andare. Quindi c'è una grossa biblioteca al centro, praticamente al centro della città. Le guardie all'ingresso sono pronte a chiedere i documenti o qualcosa di simile a tutti quelli che arrivano. Sono ancora una cinquantina di metri da voi, vedete che non c'è coda, comunque si va, si cammina tranquillamente, però a molti chiedono i documenti. È difficile che li chiedano a Kitsune e Umon, che sono quelli meglio vestiti, tutto sommato. Tutti gli altri sono... Anche io non sono vestito male. No, tu non sei vestito male, ma non hai nemmeno i tuoi simboli da samurai, perché non hai wakizashi e katana. Io ho dei documenti. Tu dovresti avere dei documenti. A casa, nella capanna. Ti hai dato fuoco. Erano nella spada di bambù che tu hai appoggiato. Esatto, che ho lasciato nel fiume. Ecco perché gli spiriti dell'acqua li hanno apprezzati. Ida pure è difficile che gli controlli i documenti, anche perché lui ha pure l'armatura, quindi sicuramente è un samurai. Però Kakita e Izawa... Izawa si è un po' disabituato a vivere in città, quindi probabilmente saranno un po' smandati. Beh, io cerco di passare
facendo all'apparenza dar per scontato che sono con noi. Okay. Sì, ma io li tiro fuori lo posso stesso, farti un nel qual caso me li chiedono. Un cortigiano etichetta. Cortigiano, ci sta. Devi sostanzialmente mentire alle guardie. In teoria di solito i monaci vanno no, sono davvero con voi, quindi se do quella scusa. Ma infatti quelli che è più probabile che vengano bloccati sono Kakita e Izawa. Izawa però ha dei documenti, Kakita non ha più neanche i documenti. Kakita, Kakita 24 è morto. Kakita è morto, io userò i tuoi dadi per interpretare le guardie. Buon Kakita sono cazzi. Siete molto fortunati perché mentre state arrivando davanti a voi c'è un evidentemente quello che è un mercante che ha un grosso carro con parecchie scatole, casse di roba varia che viene fermato e entrambe le guardie che ci sono all'inizio del ponte si mettono a scoperchiare le casse, controllare quello non che c'è dentro, vi fanno cenno di andare avanti senza badarvi troppo. E il resto, le guardie che ci sono a metà e alla fine, vedete che sono lì giusto per evitare tafferugli o nel caso succeda qualche cosa, però sono danno per scontato che avranno passato il primo controllo, esatto. Non rifanno. Comunque voi che siete comunque dei samurai, che se siete samurai dovreste dividerci da noi, voi dovreste andare almeno a presentarvi. Beh, forse anche Ida dovrebbe andare a presentarsi. Loro che sembrano dei samurai. A chi? Beh, anche lui è un samurai. Loro! Quindi solo tu e Kakita rimanete fuori. A far partire il piano. Ma tu di solito ti presenti. Se sono con voi come il lupo. Magari voi potete fare qualche, chiedere qualche informazione in giro. E noi intanto possiamo andare. Ah, posso solo imparare da Kakita-san. Io inizio a frugare nel sacco e tiro fuori tipo la cosa più inutile che poi guardo cos'è e guardandolo faccio ah, questo sarà un ottimo dono per l'illustre daimyo, metto in tasca e inizio a avviarmi verso il palazzo del daimyo. Sì, vi tocca. Ma non si era detto che dovevamo andare alla taverna noi tre? Togliti l'armatura. Andiamo prima a una taverna insieme, decidiamo quella e poi ci dividiamo. Dopo un viaggio avrebbe senso rinfocillarci, suggerisce Izawa. Senza presentarsi dal daimyo di questa città. Non cioè, scusate, se aspetta no, il giorno dopo se uno è stanco. Sicuramente, ma è usanza andare immediatamente. È usanza per ogni samurai in viaggio presentarsi al daimyo della città. No, è carineria. Stile vampiro dal principe no. O no, è carineria. È carineria, ok. Allora può essere fatta anche il giorno. Oh, sì, io non sono sì, carino. Sì, soprattutto se non sei invitato. Dai, ti offro il primo bicchierino di sake. Ah, un bicchierino. Usare questa non ho detto quanto è grande il bicchierino. Visto che dobbiamo mettere in giro una voce, potremmo dirgli il motivo per cui siamo qua. Se fosse qualcuno alla corte del daimyo, probabilmente lo verrebbe a sapere. Che abbiamo sentito delle voci da un ubriacone, no, un monaco. Non gli diciamo che siamo qua per quello. Poi in taverna ci saranno. Beh, stiamo parlando di una corte e di una taverna. Io lascerei che le voci circolino in entrambe, esatto. Ma non da noi. Allora dovremmo scegliere le taverne accuratamente. No, forse ho un piano per la corte. Credo che sia più che una taverna quello che cerchiamo, un bordello a questo punto. Sì. Mentre voi potete dedicarvi a questo e noi possiamo andare a presentarci domani. Umon andrà al bordello, che mi sembra più appropriato. Umon dovrà presentarsi. Questa era Kakita che voleva tirare una frecciatina e basta. Quindi una frecciatina? Noi andiamo dal daimyo, ci presentiamo. Il nome dei lupi comunque è facilmente riconoscibile. Vedremo se vi conosce. No, beh, i lupi hanno più onore di noi, i singoli. Onore? Gloria, scusa. Gloria, vediamo. Comunque, se doveste sapere, possiamo dirgli che siamo preoccupati perché non abbiamo più notizie della vecchia Bayushi e ci sono queste voci che circolano. Perché ci siamo fermati in taverna stasera. Ci ha lasciato il suo sigillo imperiale e poi non si è fatto più vedere. Esatto. No, non la sentiamo da un po' e siamo preoccupati perché abbiamo sentito delle voci e quindi se si può far mandare un messaggio
nelle terre dello scorpione a nome dei lupi per sapere che fine ha fatto Baiushi, così la voce circola ancora di più. Forse è meglio che il sigillo non lo teniate voi, no, che andate alla corte. Assolutamente no. Anzi, forse è meglio che lo tenga Ida, che si vanti di aver ucciso la vecchia Baiushi, ubriaco, mettendo sul tavolo il... Quindi Ida è fortunato, non deve venire a presentarsi. Questo chi è? Umon o Kakita? Questa è Kakita, chiaramente. Che sta anche cercando, io lo dico proprio ad alta voce, sta anche cercando di tirarti fuori dalla presentazione con il danno. Sì, sì. Sarà anche morto, ma a quanto pare ti aiuta comunque. Mi sembra un'ottima idea. Immaginavo la volpe, diventare... che sarebbe stata un'ottima idea per te. Sì, tieni conto, volpe, Sama. Volpe, Sama. Che io in questo momento mi sto dando dell'assassino. O del salvatore del daimyo. Vero. Ma non era tutto un piano per far girare delle voci? Adesso stiamo dando anche un volto e probabilmente qualcuno potrebbe capire chi... di queste voci? Un protagonista? Non mi sembra una cattiva idea. Se così vogliono gli spiriti, io sono solo una semplice volpe. La volpe vedrà come andranno le cose. Ah, se volete posso vantarmi io di aver ucciso la vecchia Baiushi. Chi parla? Sempre Kakita. A meno che non lo dica, tu pensa che è Kakita. Quindi, questa sera... Non penso che crederebbero a un monaco. Questa sera, locanda, gruppi diversi. Voi fate quello che dovete fare. Qualcuno di voi si vanta di aver ucciso la vecchia Baiushi. Noi ci presentiamo domani dal daimyo. Chiediamo benvenuti, gli diamo la roba e diciamo: ieri sera nella vostra taverna c'è gente che si è vantata di aver ucciso la vecchia Baiushi. Che vogliamo fa? Noi non abbiamo più notizie. Ho mandato un sussurro con l'aria, cercando di parlare con la Potremmo vecchia, non è arrivato. Abbiamo permesso di indagare su questo, così nessuno si farebbe domande se noi andiamo in giro a fare domande, se chiediamo il permesso al daimyo. E qua è Umon che vi dice: beh, il daimyo della Fenice, non siamo sicuri però ancora di chi, potrebbe anche essere il daimyo, debba sentire queste notizie. Difatti noi non c'entriamo niente, noi stiamo dicendo al daimyo che delle persone si sono vantate di aver ucciso, esatto, la vecchia Baiushi. Io e te chiediamo il permesso la volpe, indagare su questo. La volpe e la Fenice insieme hanno provato a mandare un messaggio tramite gli spiriti dell'aria alla vecchia Baiushi e non è mai arrivato. Siamo preoccupati. E preoccupati anche dal fatto che queste voci sono nella taverna sua, che appartiene comunque alla città del daimyo. Noto che il vostro piano può dare dei risultati, tuttavia sono dubbioso sul metodo che stiamo utilizzando, che è quello della menzogna. Beh, forse il daimyo Umon ti dice la verità, in realtà è solo qualche cosa che hai visto dal giusto punto di vista o dal punto di vista sbagliato. E poi mi avvicino in modo molto cospiratorio. Cioè, e comunque se si vantasse Xiang di averla uccisa non sarebbe mentendo. Vero, ma non me ne vanto. E lui non potrebbe neanche mentire, ma non sarebbe credibile. E soprattutto non sarebbe un monaco che in una taverna va a vantarsi di aver ucciso, perché si vede che è un monaco. Beh, si può coprire. No. Si vede che? Si vede che sei un monaco. Beh, allora diciamo che sarebbe una verità lontana di poco. Un lupo per un lupo. Se io preparassi una lettera per avvertire il daimyo che sappiamo chi c'è dietro il suo probabile assassinio, l'attentato. Ma con quel daimyo lì ci facendo abbiamo, però ci in modo parlare. Lo conosciamo, ci deve, sì, la vita. Ma è molto lontano. Sì. Io sto dicendo, se io preparassi una lettera da mandargli per avvisarlo che sappiamo chi è e che è ancora in pericolo, ma facessi in modo sperassimo che questa lettera fosse intercettata dal nemico, a questo punto avremmo fatto girare la voce ancora più direttamente. Beh, a questo punto
converrebbe che voi questa lettera la deste a me e che io da ubriaco mi lasci scappare che dentro quella lettera c'è questo tipo di contenuto e poi facessi bellamente finta di reggere molto meno il sake di quello che sono in grado di reggere, sperando che qualcuno me la venisse a rubare. Preso il ladro, preso il padrone del ladro, preso il padrone del ladro, preso l'assassino. Questa già è una cosa più velocemente attuabile. Secondo me possiamo combinare le due cose. Sì, pensavo che ci fosse la possibilità che l'assassino o il mandante fosse a corte e quindi dobbiamo fosse necessario dare noi la notizia. Faremo entrambe. Esatto, fosse due necessario lettere. Agire anche a corte. Due lettere. Agiremo una nelle in una taverna, una è alla corte del daimyo. Che la consegniamo noi. Presa dove? No, l'abbiamo scritta noi, la scriviamo davvero noi. Chiediamo al daimyo di mandarla. Di mandarla. Sì. E cosa ci con scriviamo? Con assoluta discrezione. E cosa ci scriviamo? Che nessuno si e avvicini. E cosa ci scriviamo? Scriviamo al daimyo la verità. Al daimyo Matsu. Daimyo Matsu. Quella che già sa. Riteniamo. Non sa dell'incantesimo. Quella dell'incantesimo. Siamo che... dell'incantesimo. E che abbiamo... quasi trovato il vero colpevole. Senza però dire della vecchia Bayushi nella nostra lettera. Non serve. No, nella nostra lettera sì. Ci saranno vari tentativi, oltre a quello che c'è già stato, ci saranno altri tentativi attentati alla vostra vita. Un incantesimo del sangue nasconde il vero mandante, l'assassino esatto. Può essere chiunque. E noi abbiamo prestate scoperto attenzione. Chi è, ma non noi possiamo scrivervelo chi. In questa lettera perché stiamo torneremo a difendervi. Ok, questo potrebbe però causare un attacco dirompente direttamente sul leone e noi siamo lontani. Però problemi loro. Se la lettera. Sono d'accordo, la volpe è d'accordo con questo piano. È l'unico piano che abbiamo che possa effettivamente funzionare. La volpe è d'accordo con questo piano. Bene. Ah, anch'io mi aspetto una sbronza colossale. E dobbiamo preparare le due lettere. Sì, prepariamo due lettere. E dividiamoci in due gruppi, in modo che almeno uno di noi sia sempre nascosto. Never split the party. In modo che uno di noi sia sempre nascosto e non direttamente con i due che presentano la lettera. Guarderò io le spalle di Ilbasano. Qualcuno di noi dovrebbe essere proprio quasi lontano dal gruppo. Credo che la cosa migliore sia che Izawa e Kitsune si presentino con la lettera dal daimyo, mentre Umon... rimane nascosto fuori dalle sale del daimyo. Ma proprio d'accordo, anche perché noi presentandoci noi due potremmo anche diluire lievemente la verità. E tu, Xiang, guarderai le spalle a me e a Ida. Faccio un cenno d'assenso con la testa. Ma un uomo morto ha delle spalle che devono essere protette? Io no, ma Ida sì. Quindi tutti e due coprirete le spalle a Ida. No, io sarò insieme a Ida in bella vista. Bene, dunque. Sono contento che tu sia tornato, ma ricordati sempre che attualmente la tua vita vale meno di quella di Ida. Perché niente è meno di qualcosa. Sì, è per quello che ho detto che ci sarà da guardare le spalle a Ida. Ma se sia chiaro. Lo ha detto lui. Sì, sì. Bene. In realtà ha detto Xiang coprire le spalle a me e a Ida, ma capisco che potrebbe essere solo un dettaglio della frase che è stata scelta. Agiamo per favore, agiamo. Beviamo. Ah. Non voi. Ti voglio tenere sul bipolare, prima lo onoro con la cerimonia del tè. Andremo a presentarci subito. Abbiamo sì, fatto... in no, domani. Quindi andiamo a bere. Comunque, sfigurando questa murata, a bere gli a meno che non vada nelle taverne apposta o super ricche del... Si stanno allungando un koku. Un koku. Come ce l'ho io, eh? Un koku ci vivete in tre per un mese. Non voglio avere con un koku. Io ne ho tre, quindi posso anche sbellinarmeli tutti. In alcol, cazzo! Solo in alcol. Ricordati che non ci sono io a toglierti l'avvelenamento vabbè, d'alcol, tanto mi devo ubriacare per essere più credibile. Quindi. Lo fa per la nobile causa. Allora, intanto, se volessimo dare percentuali, credo che sia 40% nobile causa, 60% gusto personale. O forse anche se solo i capi possono sapere che cosa no, alberga. No, i capi lo sanno coscienza. Certamente e lo dicono più volte. Allora, come funziona la gloria? La gloria funziona che chi vi deve riconoscere
fa un tiro di conoscenze araldica contro difficoltà 50 meno la vostra gloria per 10. Ok. Ok. Al momento voi come persone avete tutti gloria 1. Ah, ok, con 0. Per male. Noi abbiamo fatto flashback, non 2. No. Come lupi in generale potreste avere 2. Lupi 2. O ci segniamo 2 di gloria come lupi? No, singolarmente. Segnatelo come tua cosa a parte, perché se fanno tantissimo vi riconoscono anche personalmente, se no magari riconoscono solo i lupi. Ma 40 devo fare. Devono fare 30 per riconoscere i lupi. 30. Esatto. 30. No, infatti non vi riconosce nessuno. ci sono diverse... Posso, ma se io spargo la voce, oh, quelli sono fighi, tipo, sai il genio di Aladdin quando lui entra come Ali Ababua, no? Sì. Una cosa del genere, non dovresti avere della gloria temporanea in quella zona? Oh, è lui, è Ali Ababua! È possibile, è possibile. Comunque, ci sono diverse taverne e bordelli che fungono anche da taverne, perché poi è un unico... grosso edificio dove al piano di sopra si va con le geishe, al piano ancora geishe serie non ce le possiamo permettere, al piano ancora più sopra si va semplicemente con le prostitute e sotto c'è la taverna. Se scegliete a caso entrate nella prima taverna che trovate. A caso io non andrei a fare un giro di informazioni per sapere qual è la taverna dove girano più informazioni. Sì, io farei quella dove girano più membri della corte, della famiglia Gash. Ah. Quindi è un tiro di investigazione? Sì, ci può stare un tiro di investigazione. Beh. 24. Ok. Io invece voglio sapere il posto dove le voci vengono più distorte. Tipo quella che il tizio va lì dicendo ho vinto un Koku alla lotteria e il giorno dopo da quella taverna fa qui hanno vinto l'impero, è diventato imperatore dopo quello che ha vinto. La famosa lotteria del Roku. Esatto, la lotteria di Roku. Sì. Anche allora, per vedere se è la stessa. Allora, puoi fare anche tu un tiro di investigazione, ma è molto più difficile. Devi fare 30 per riuscire a capire qualcosa. Perché senza essere del posto, arrivare in un posto e così a naso dire quella è quasi impossibile. Okay. C'è qualche popolano evidentemente debosciato? Ce ne sono parecchi. Molti pensi che siano quelli che stanno sulle navi dei clan dell'Amantide, che quindi appena arrivano a terra spendono tutto in prostitute e alcol e poi si accasciano per terra nelle strade. No, io volevo una fenice, non volevo... Volevi una fenice? Sì, c'è. Ci sono anche delle fenici. Ok, allora io provo intimidazione. Cioè vado da uno dritto, lo prendo per il bavero e gli dico, ovviamente di rango inferiore, gli dico dimmi dove posso andare a bere, come verrebbe una gascia. Ma io sono il daimyo, mi scusi. Esatto, scusi santità. Io pulisci. Esatto. Sua eminenza. Lo liscio, esatto. Gli rimetto a posto il kimono. Posso fare un'azione di forza... Lo prendo proprio per e dico dimmi posso andare a bere come berrebbe una gashi. Ok, tu hai l'enfasi su bullo perché no. È un tiro contrapposto a etichetta. Figa. Però tu hai preso un tizio a caso per strada. Yes. Che schifo. 16. Beh, sì, certo, vi posso portare alla taverna migliore di tutta la città. Solo gli agashi non si abbasserebbero ad andare in altre taverne. Va bene, grazie. Lo rimetto giù, lo liscio, mi avvicino al suo orecchio e gli dico
Scusa, devo far vedere i miei amici che sono forte. Sì, credo che non ce ne sarà bisogno più di così. Anzi, lasciate che vi accompagni. E inizia con molti ossequi, inchinandosi molto spesso, ad andare a qualche passo avanti a te, continuando a girarsi per controllare che tu ci sia ancora, e ogni volta facendoti un inchino. Sì. Porta te e Kakita, che ti segue a ruota, verso una locanda che non è la stessa che aveva individuato. Io cerco invece, mentre stiamo passando lì vicino, se becco qualcuno della mantide completamente ubriaco. Beh sì, quello è che... Allora, da quelli completamente ubriachi mi avvicino e gli sussurro, cercando di non farmi vedere, con tono abbastanza sibillino, tipo una cerca, tipo segui le volpi, l'altro, la prima rugiada che vedi, quello sarà il tuo tragitto. Frasi così a caso alla gente. Io do una polpettina di riso al tizio che mi ha portato la locanda come ricompensa. Almeno uno su 100 si sveglierà la mattina e ha detto: i campi mi hanno detto di seguire le volpi, e si butta nei prati a correre come un cretino. Anche cosa avrò trovato? Tu hai trovato la taverna più animata, è quella dove vedi che la maggior parte di mercanti anche passa e va e viene. Ok, quindi vicino al porto. Non è bassa come quelle che avresti trovato al di là del ponte, però è quella dove comunque c'è un sacco di vai e vieni. Mm. Quindi molta gente che passa, molta gente che può sentire quello che avete da dire. Mi riferisco a lupi. La taverna dove ti porta è una taverna effettivamente un po' più di classe rispetto ad altre che hai visto lungo la strada. È solo a due piani, mm-hmm. Il che ti fa pensare che abbiano un servizio di geishe, ma che abbiano solo un servizio di geishe. Niente prostitutacce, okay. Esatto, quindi roba costosa. E non è particolarmente viva e piena di persone, però vedi che dentro sono tutti samurai. Hanno tutti posato le spade di fianco al proprio tavolo. Non le hanno lasciate ovviamente all'ingresso perché non è il palazzo di qualcuno. Hanno tutti messo le spade. E fammi un tiro di difesa o di percezione, quello che preferisci. Quindi lo devo fare anch'io perché sono con lui? Se sei andato nella stessa taverna e non nell'altra, sì, no, che non vedi. Ci siamo divisi. Okay, e allora sì. Ma difesa? Difesa è una skill. Ah no, non ce l'ho. E allora percezione. Una difesa, mi sembra che tu ce l'abbia. Una difesa. Ho atletica, caccia, genjutsu, kijutsu, conoscenza, furtività, armi pesanti, intimidazione, ingegneria, giochi, cortigiani, quindi percezione. Forse ho fatto... Sì, direi di sì. Io invece, come al solito, un ghezzo. Per ora sono a 28. Tanto. 17. Tu non ci fai caso perché stai guardando più le persone che le proprie armi. E fatto tipo 47. Non ti rendi conto, ma tu ti rendi conto che la maggior parte della gente ha messo le spade alla propria destra, come si usa fare quando non sei aggressivo verso chi ti circonda. Noti però che a un tavolo in due hanno appoggiato le proprie spade a sinistra. Cosa che è chiaramente un segno di... Più offensivo di solito, perché dove sì. Si può estrarre la spada, esatto. Se sei destro. Simboli? I simboli che hanno sulle tuniche sono di un clan che vi è ben familiare, perché sono del clan del leone. Io mi siedo per prima al tavolo e metto le armi a sinistra. Ok. Io metto le armi... Ah no, da nessuna parte. Hai un bastone da passeggio? No, non ho neanche quello. Non è più, l'ho neanche tolto. Io riferisco ovviamente questa cosa. Il tizio della Fenice che vi ha portato fino qua vi fa sedere e va lui dall'oste a chiedere di portarvi qualche cosa. Grande. Dopodiché si gira. Quanto si spezza il Koku? Quanto si spezza il Koku? Aspetta, l'avevo scritto. C'è scritto. C'è uno spezzo da 100? C'è scritto qua. C'è scritto dietro. C'è i 5 bu sono un Koku, 50 zeni sono un Koku. 50 zeni un Koku. Mm-hmm.
E lo Zeni sarà quello per le birre. Sì, più o meno. E si gira di nuovo verso di voi da lontano, vi fa di nuovo un inchino e scappa fuori dalla taverna. Molto io gli stavo per dare una mancia, mi fermo. Non l'avrebbe accettata tanto. Devi rifiutarla tre volte. No, non l'avrebbe accettata e basta. Dopo qualche minuto, infatti, l'oste vi porta dei bicchieri, due bottiglie di sake, perché visto che siete un bel po', e delle ciotole di verdure, riso, roba varia da mangiare, con bacchette e tutto. Io quel sake che mettono davanti a noi tre lo sposto verso Kakita e gli da. Sì, sì, io stappo e verso, comincio. Però no, scusa, voi dovete andare ad un altro tavolo. Loro sono entrati, voi che entrate dopo vedete dove mettere. No, io mi sono seduto a un tavolo e ho messo le spade a sinistra e faccio un cenno a Aizawa. Mi siedo anch'io. E si siede anche e faccio finta di non conoscere loro. Sì, esatto, non gli parliamo. Io faccio una pustolinata. Ecco, cosa fai? Volevo vedere se il cibo non c'erano cose che non posso mangiare, ma direi che mi sembra di no. Ok. Il cibo è buono, saporito, fresco, e il sake è bello caldo e bello forte. Ottimo. Ci sono dei giochi d'azzardo? Qua no. Ok. Qua ci sono dei giochi, ma non sono giochi d'azzardo. Una volpe e uno Se vuoi cercare giochi d'azzardo devi andare in qualche altro tipo no, di tavola. No, ci sono dei giochi. Ci sono dei giochi, sì. Backgammon. C'è il go, ci sono gli scacchi. Diciamo. Una volpe e uno scorpione e una fenice si siedono a un tavolo di una vacanza. Ma inizio a dare per te. E... Grazie per non aver nominato il draco. Ci sei? In mio tavolo. Siamo solo noi tre. C'è una vasta selezione di giochi, vedi che qualcuno degli altri tavoli sta giocando. Mm-hmm. Io non mi siedo ovviamente con loro. Tengo d'occhio quelli del leone. Sparte, e ho chiesto un tavolo separato. Quindi abbiamo preso tre tavoli. Sì. Mm-hmm. Io chiedo del cibo e poi del da bere e ogni tanto butto lo sguardo a quelli del leone. Ok. Quelli del leone vedi che si stanno tenendo d'occhio la gente che entra e esce dalla taverna, non vi hanno prestato particolare attenzione, sembra che stiano aspettando qualcuno. Non hanno fatto nessuna nota al fatto che ho messo le armi a sinistra? No, non ti sembra. Però se vuoi fare un tiro di percezione. No, non voglio fare... Ah no, sì, per vedere se l'hanno notato, sì. Dieci. No. Non ti sembra che abbiano minimamente prestato attenzione a voi tre, okay. Ma neanche agli altri tuoi compagni. Proprio stanno aspettando qualcuno che non è ancora arrivato. Nemmeno al Monaco? No, anzi, soprattutto al Monaco. No, perché magari ero fuori luogo. Posto. No, i monaci sono quella cosa strana per cui i jolly sono comunque accettati a prescindere da dove sono, che sia alto o basso, non importa. Ma in ogni caso nessuno li caga. Diciamo è che, perfetto per quello che devo diciamo fare. Diciamo che per il monaco, secondo me, la fortuna più grande è quella di essere quello che sembra sempre di essere lì perché ci deve essere. Qualcuno l'ha autorizzato e nessuno fa domande, quindi dice, ah, c'è un monaco lì, vabbè, sembra che debba stare qui. Ci sarà un motivo. Esatto, ci sarà un motivo. Bene, io direi che mangiamo e beviamo. Sì, mangiamo e beviamo. Tanto noi stasera non dobbiamo fare niente. Siamo solo attenti a quello che accade. Quindi noi abbiamo già la lettera? Ma io la devo quando preparare. L'avete scritta? Sì, devo preparare la lettera. Dobbiamo preparare stasera. Abbiamo carta di riso? Sì, calligrafia. Cioè, se non ho la lettera è inutile che facciamo lo show. Perché tanto non c'è niente da fare. Vabbè, allora prendiamo una stanza. Ok. Per tutta la vostra roba, cibo, stanza, vi chiedono 2 zen. Bene. Vabbè, dai, li pago io. Facciamo prima. Io non ho i soldi. Diciamo che ci sta. Non li ho sulla scheda. Ma ci sta davvero. Dopo anni di rivitismo. Li ho pagati anche io per loro, però se li pagano loro per fatti loro, non pago io per loro per fare la cosa, mi insegno io per comodità. Andiamo nella stanza e io e lui iniziamo a preparare. Sì, perché ovviamente io pago indipendentemente, sì, voi sì, pagate, certo, no. Le lettere. Chiediamo aiuto ai Kami per scrivere queste lettere. Cosa vorresti chiedere? Gli Shugenja non sono in grado nemmeno di scrivere da soli. No, in realtà fa benissimo. Per l'ispirazione, naturalmente. E tiro. Che Kami pensi siano più appropriati? Acqua? No, intendevo
concentriamoci. Ok, sei brava a scrivere? Tolgo il foglio. Sì, sono bravo a scrivere. Rispetto a te, però non quanto è che sono caligrafia? Due. Ah, sei più bravo di me. 5K3. Ma questa sì è un'azione in cui spendo. Allora, volendo, questa bisogna farla bene. Volendo, molto puoi anche bene fare un raise, sì, per cifrare la lettera. Sì, sembra più veritiera. Non troppo complicata, però. E far, o far sembrare che sia stata cifrata, ma che sia facile decifrarla. Sì, sì, apposta. Sì, sì, sì. Spendo un void. Ok, quindi tira un dado in più e ne tieni uno in più. Quindi ne tieni 4. Brucia il vuoto. Sarebbe 6K3. Quello è un 10, quindi ritira 10. Tengo questi 3 praticamente e ne ritiro uno. Oh, scusa. Però un 7. Un 7. 7, 8, 9, 10. Beh, direi che... Okay. 7, 8, 9, 10. 36. No. 34. 4, 4. Sì. Okay. Ok, riesci a scrivere entrambe le lettere cercando di camuffarle in modo da far credere che se uno lo becca per strada, sì, sia fatta apposta per non essere letta, ma che sia... Posso fare una prova a vedere se la decifro? Perché mi sta scrivendo lui, esatto, io non lo so. Ok. Prova a decifrare. Cos'è che devo tirare? Allora, è una prova di investigazione. Investigazione. Perfetto. 12. Non riesci a leggere quello che c'è scritto. Ma non dovevamo scrivere questo, dovevamo scrivere di quello che era vero, perché cosa c'entra? Sono sicuro che la faina che salta sul nido e prende l'uovo. Permettete, posso? Tu non ci sei. No, perché sei un altro. Ah, cioè, è vero, scusa. Sono sicuro che chi deve leggerla saprà leggere. Ah, è cifrata. Adesso che so che è cifrata, posso provare a capire? Sì, non c'è neanche bisogno, okay, di sforzarsi troppo. Ah, ok, ok. Ottimo. Ci sono delle letterone in maiuscolo che esatto, se le leggi assieme. Però non sono le prime, anche in mezzo alla frase in mezzo sono in maiuscole. C'è delle lettere maiuscole. Un grande cosa. Un bambino di 7 anni. Vabbè. I famosi kanji maiuscoli. Ok, non è così semplice, però immagino che chi ci stia cercando non sia capace a capire queste cose. Esatto. Io l'avrei fatto un po' più semplice, però. Cosa ne pensi, Manolesta, di passarmene una di ste lettere così cominciamo? Dai, una la prendo io, l'altra la teniamo noi. E mentre vado giù, vado a lì, pago uno zen in più per farci portare la colazione la mattina, farci pulire. È già compreso le due che avete pagato. Ok, allora vado. Sta un cazzo. Vado per organizzare tutte le cose, il bagno e bla bla bla. E mentre lo faccio, cerco di passargli a lui la pergamena. Ok, fai una prova di velocità di mano. Rapidità di mano. Dai, che è il mio posto questo! Bravo. Ecco là. Ma 28? 2,8. Sono 16. 8, 26, 16, 30. 20. 28. No, 28. Oggi bisogna di aggiungere 2 a qualunque cosa. Oggi sì. Ha un più 2 alla la mia matematica oggi. Ho più 2 in matematica, nel senso che aggiungo 2 a tutto. Tu riesci a fare? Non penso che sia una disabilità così grave. Basta che poi togli 2 e hai tutti i numeri giusti. Beh, cioè, se sei conscio di saperlo. Sì, chiaro. Se fai il PIN della banca e metti un 2 tutte le volte, però se finisce con 0, sì. Ma mi ha ridicato il banco, Matteo. E gli passo a lui. Vedi anche che a un certo punto. E lo notate. E vaffanculo con i 4 PX, 3 me li spende la sua rapidità di fumble. Ok, rapidità di fumble. Fa fumble più velocemente. A un certo punto nella taverna entra la persona che i due leone, samurai del leone, stavano evidentemente aspettando. Che non è un samurai. È probabilmente il servitore di un mercante, neanche un mercante, perché è vestito bene ma non troppo. Che si avvicina al tavolo, si inchina, aspetta che gli altri due gli diano il permesso di sedersi e iniziano a parlottare a voce molto bassa. Tu vuoi allungare un orecchio? E allora, se vuoi allungare un orecchio, fai una prova di percezione. Ma penso di farlo anch'io. 10, che è la tua prova standard. Provo anch'io, dai.
Io attivo Kirin. Cerco di aiutarlo. Ma qual è la percezione? Proprio non c'è bisogno di attivare. Se non hai percezione. Sì, beh, fai un tiro di percezione e basta. 2-2 come me. 18, vabbè, 24. Un sintonia. 4, come siamo due pippe a percepire. No, 9-9-8. Quanti dadi hai tirato? La festa percezione. Cosa si sono detti quei due? 3 di percezione e 2 di investigazione. Prima, no, ho detto percezione e basta, quindi, non stai investigando. Le preghiere e i calli sono come la tecnologia, ti disabitano, tipo Wikipedia. Perché tipo, vedi, noi in percezione siamo delle pippe, perché? Perché dopo vai in camera, cambi dell'aria, 2 ore fa cosa si sono detti quei tizi al tavolo? Ok, a posto. 15. 27. Fatto 10. Allora, voi fate quasi tutti molta fatica a capire di cosa parlano. Kitsure, niente. Tu cos'è che avevi fatto? Niente. Niente? Lui non sente me che non capisco cosa dice. Ida riesce a capire alcune cose e senti che stanno parlando di qualcosa che è arrivato o qualcuno che è arrivato. E tu invece, Xiang, senti che il servitore del mercante sta dicendo: è arrivata la cassa che aspettavate, il mio padrone ve la farà trovare nel vicolo dietro al molo, come al solito. Baloska. Dopo che gli ha detto questa cosa, vedi che loro allungano un sacchetto dove dentro ci sono evidentemente delle monete, dal rumore che fa. Il servitore del mercante prende il sacchetto, ringrazia, esce e un minuto o due dopo i leoni riprendono le proprie armi e vanno verso l'uscita. Io rimango lì per passare la serata. Beh, io se qualcuno di voi si muove in un posto non in vista, ve lo posso dire, perché se no... No, vabbè, se non ci fai cenno di qualcosa di particolare rimaniamo lì. Sì, un cenno ve lo faccio. Beh, allora per dopo dire, un po' usciamo. Per dire che ho bisogno di dirvi una cosa. Dopo un po' usciamo. Però... ci allontaniamo un attimo. Sì. Beh, io e Kakita a sto punto conviene che cominciamo a far diffondere la notizia, no? Inizia lo show. Sì. E infatti Kakita inizia a far venire da bere. Anche lui si è temprato da morto nel bere un sacco di sake. Giro solo rapidamente l'angolo, gli dico questa cosa del leone, che è quella che avete sentito. Beh, quindi qualcosa di rusco. Che non però non sembra attinente, se volete andate a controllare, io torno a vigilare su Ida e su Kakita. La volpe, è curiosa, ma non così curiosa. Forse Umon come ninja potrebbe fare un paio di capriole giù di là. Giusto, no, io guardavo, un pericolo per l'imperatore. Io guardavo principalmente Umon. Non è un problema. Vedete che... Sì. Noi rimaniamo qui un secondo a darti supporto in caso. Si cala il cappello un po' più sulla Se hai bisogno testa. Di aiuto, fai il verso della volpe. Se ha bisogno che di sarebbe? Aiuto. Che sarebbe? Che cazzo è? Do a barrel roll. Esatto. Hey, so what does the fox say? E inizia a seguire i due lungo le strade della città. Dentro invece Ida e Kakita iniziano a bere e vedi che iniziano a portare diverse bottiglie di sake. Il sake è buono, però non è come quello del Daimyo Matsu che l'aveva fatto arrivare apposta per il matrimonio. Com'è la sbronzata sake? La sbronzata sake è un po' come la sbronzata vino. Quindi è un po' lenta. Però inizi proprio acidità a parlare, dopo. Poi acidità il giorno dopo, esatto. Mal di testa se il sake non era buono. Io mi faccio portare un tè, una teiera, perché sarà una notte lunga. E nel mentre faccio finta di studiare un rotolo di pergamena. Ok. Un rotolo pensavo in voltino. E? Perché? Secondo me questo è il momento di usare una delle abilità più basse che ci sono. In una maniera un po' creativa anche questa, ovviamente. Ma chiaro. Tentazione. Okay. Tentazione è una bella abilità che serve a
tentare la gente in diversi modi, per cui sedurre una persona e tentare, fare dare una mazzetta e tentare, ma anche cercare di attirare le persone in un punto per fargli un colpo di sorpresa e tentare. E il raggirare. È un po' a raggirare, ma in questo caso lo prenderemo un po' più come tutte quelle cose che un samurai non dovrebbe fare. Ok. Beh, comunque in parte è già diverso da raggirare, perché tentare non vuol dire che stai mentendo anche. No, infatti. Ma infatti questo tiro non è tanto per resistere al sake, ma è per vedere quanto gente in bagli. Quanto bene fate la vostra performance. Posso di essere i pregando i cami dell'acqua per dargli un reroll. Io se ho kabuki, tanto lui sta bevendo. Se ho kabuki come abilità posso aiutarli dandogli delle dritte. Te le avresti dovute dare prima. Allora, sì, puoi aiutarlo anche perché effettivamente il sake si beve, quindi è molto simile. Siamo nella stessa stanza, ho tutto il tempo che voglio. Nel frattempo lo aiuto. Non riesco a capire cosa devo tirare. Allora, mi sa che ce l'hai scritto. Si è stampato male. Qua. 3K2. No, vedo. Assolutamente sì. Tu senti che il sake inizia a scendere tranquillamente e puoi ritirare il tiro di tentazione. Che? Che è di awareness. Ok. 10. Mi sembra un buon tiro. E posso dirti di spendere un punto void perché altrimenti... Perdo un dado. Sì, no, non puoi usare non il puoi 10. Ritirare il 10. Ah, non posso esplodere? Sì, allora sì. In quel caso tiri un dado in più e ne ritiri un altro. No, è solo per mimare, è vero, è solo per mimare. Fai l'abilità. Finta di avere. Allora tiro il dado 5, quindi ho fatto 16, 6, 22, 27. Si aspetta però, se mimi, però tiravi comunque un dado in più. No. Di tirare, perché è come se avessi un grado. No. Non tieni uno in più. È solo mimare un'abilità che non hai, perché ti permette di tirare. No, no, ha ragione Roberto. Tiri anche un dado in più. Okay, quindi, se no non conviene mai. Quindi 27 più 31. Ok. Iniziate a bere, dopo un po' inizi a tirare fuori la lettera, a fare no, ma non devi dire niente della lettera. E Kakita che ti dà corda anche lui. All'inizio sembra che nessuno vi stia ascoltando, poi iniziate a diventare parecchio rumorosi, tu inizi a urlare, iniziate a ridere, a cantare, abbracciati intorno al sake e andate a sbattere contro i tavoli degli altri, finché non arriva anche l'oste a chiedervi di calmarvi e di risedervi ai vostri posti. Io gli allontano un fastidito, parlo con l'oste dicendo ma stivi. E quando inizia a parlare della lettera, tu, Xiang, noti che uno di quelli che stava seduto più verso il bordo della stanza a un certo punto si alza ed esce. Stealth. Allora a questo punto posso seguirlo? Cioè io stavo guardando la scena, lo vedo. Io sono fuori aspettando all'angolo Umon per dargli supporto. Attivo il Kirin. Umon, allora, intanto Umon non è più tornato. Sì, io stavo lì aspettando se in caso avessi avuto bisogno di supporto. Poi lui è tornato in taverna. Meglio. Bravo, Kirin. 25. Ok, vediamo quanto fa lui. Cos'è che tiro hai fatto tu? Stealth, furtività. Aia. Tu vedi un tizio uscire abbastanza tranquillo dalla taverna dopo che lui ha iniziato a fare casino, ubriacare, solo cantare, d'occhio senza... E si allontana verso il molo, pare. Poco dopo Xiang che lo segue. Io faccio un cenno a Xiang se mi vede verso la zona, ma rimango lì. Gli indichi da che parte è andato il tipo e quando tu arrivi all'incrocio dove lui l'ha visto andare a destra non vedi più il tipo. Merda. Fatto 37. Porca troia. Investigazione hunting che posso tirare per trovare le sue tracce. Investigazione in questo caso. Ma sì, fosse nella foresta ti direi cacciare, ma qua investigazione. Buono. Va.
Buono. Ma sì. Buono. Culo. Oh. 35. 41. Ho aperto 3 10. 47 tipo. C'hai più dati di quelli che puoi tenere, quasi. Sì. Ma tranquillamente. Sono 42 47. Ok. Ti rendi conto che il tizio che stavi seguendo è effettivamente andato nella direzione che ti aveva indicato Kitsune e ha sfruttato la vicinanza tra due palazzi per fare semi parkour, saltare da una parete all'altra e aggrapparsi al tetto. Infatti vedi che c'è una tegola un po' spostata. Ok. E quindi lo vedo sul tetto o lo sto seguendo? No, sai che è andato sicuramente sul tetto. Ah, il ninja. Salto dell'aria, salto di 30 metri sul tetto. Lui farà ma sì, ma il salto di 30 metri sul tetto è con atterraggio alla ninja o con atterraggio alla Monaco? No, io posso decidere in mezzo. No, che tipo salta sul tetto, scotron, partono le tegole per due isolati. No, è stile Matrix. Pum, salto. In realtà poi è fino a 30 okay. metri, se no facevo... Sì. Sì, infatti. Pensa quando avrò l'aria 5 o 6. Ascensore, che ha bisogno dell'ascensore. Salti sul tetto e adesso lo vedi, sta praticamente scendendo nel cortile di un palazzo un paio di isolati più in là. Un palazzo più in là. Tan, 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 tan. Sì, sì, lo seguo. A breve un bel tonfo per terra. Se adesso hai un'esplosione nel centro della città, no. Che gli ha dato un po'. Allora io continuo a seguirlo furtivo. Uno gli ha fatto sfruttando l'altezza per seguirlo meglio. Lui, a sto punto, visto sul tetto, ascoltiamo. Lo segui e il cortile della casa è simile al cortile di qualunque casa dei samurai. Quindi c'è un piccolo giardino con una fontanella. Col bambù. Il bambù che fa poc. Classico. Non è un palazzo particolarmente grande ed è un palazzo a un solo piano. Mm-hmm. E vedi che ci sono delle luci accese all'interno della casa. Dato che una delle porte è rimasta un pochino aperta, pensi che sia entrato da quella parte. Ok, per me non torna più. Ciao. Mi finisce malissimo. Io sono ancora sui tetti, mi avvicino tramite i tetti alla casa. Ok. Vedo ovviamente prima se c'è qualcuno fuori di guardia che mi può vedere. Fai un tiro di percezione, no? Percezione secco o investigazione? No, va bene anche investigazione in questo caso. Stai facendo con camminare. 2-10 così. Vabbè, i 2-10 e 29 sono due dadi. 36. 36. Fuori non c'è nessuno, vedi però che dentro, dalla parte in cui è entrato probabilmente il tizio lasciando un po' la porta aperta, ci sono delle figure che si muovono, quindi non c'è solo il tizio che hai visto scappare, c'è almeno un'altra persona. Quindi io vado sul tetto, mi acquatto sul tetto per essere più invisibile possibile e cerco di ascoltare dalla finestra. Ok. Senti che stanno sussurrando, quindi è difficile riuscire a capire, però hai fatto abbastanza alto da riuscire almeno a sentire qualche parola qua e là. E senti che le voci sono entrambi di uomini, innanzitutto, che uno dei due, quello che hai probabilmente visto andare via, è un ragazzo sui 20 anni circa, infatti ha una voce abbastanza giovane. Parkour però. L'altro ha una voce un po' più da, non anziano, però da uomo, avrà 45 anni, 50 forse. E questo parla molto poco, mentre è quasi sempre il ragazzo a parlare. Di tutto quello che si dicono più o meno sottovoce, capisci solo seguire, tenere d'occhio. Se vuoi cercare di capire meglio da dove sei è impossibile. Picchiali. No, ormai. Cioè io non posso avvicinarmi per sentire meglio? Dovresti scendere dal tetto e essere fuori dalla porta. Allora si sente.
Da dove sei tu sopra il tetto, parlando sottovoce dentro la stanza, non riesci a sentire più di così. Ok, scendendo comunque dovrei essere all'esterno della casa, se ho capito bene. No, saresti nel cortile interno. Però con un salto potrebbe ritornare sul tetto. Sì, chiaro. Sì, tranquillamente. Basta che spendo un punto vuoto. ok, provo a scendere e a sentire meglio. In caso uso furtività per celarmi nel giardino interno, se c'è qualche pianta, arbusto per... Fai addirittura una prova di stealth per vedere questo, se... Adesso fai 90 e questo è l'unico clan che coltiva baobab invece di i bonsai. Quindi ti nascondi dietro il baobab nel giardino. Beh, figa, porco Diaz. Ma vanculo, porca troia. 15, 24 e 8. 32. Sei sceso senza fare assolutamente nessun rumore. C'è la classica statua tipo greca, anche se non sapevo invece lui. Esatto, oppure è come Kung Fu Panda quando deve andare a prendere i biscotti nella discoteca. Così. Scendi e adesso che vedi meglio anche da dove sei, perché prima da sopra non vedevi tutta la stanza. Quante ce ne sono? No. No, vedi che nella stanza in realtà ci sono altre persone oltre alle due che avevi intravisto. Il concilio dei Nazgûl. Perché in fondo alla stanza che da sopra il tetto non vedevi, conti che adesso ci sono altre quattro persone oltre alle due che erano più vicine a te, che riuscivi a vedere e sentire prima. Comunque fai conto che se non sentivo bene io già mi avvicinavo, quindi non ho aspettato che la conversazione sì, no, è che proprio per la prospettiva il fondo della stanza non lo potevi vedere. Ok, no adesso che sei giù vedi almeno la luce illumina la stanza, e dato che le pareti sono fatte di carta attraverso riesci a intravedere le sagome in tutto di sei persone. Okay. L'importante è sentire. Senti che ti dice quello più anziano, diciamo. Dice all'altro: continua a tenerli d'occhio, nel caso la situazione cambi fammelo sapere. Mm-hmm. E l'altro dice: hai sensei, il Cobra Kai, e sta venendo verso di te. Zan zan zan. In teoria sono nascosto. Sì, è che se ne sta andando dalla stanza. Sì, però se tu sei nascosto dietro questa porta e io passo per la porta, ti vedo. Il nascondere... No, vabbè, avevo chiesto di nascondermi dietro della vegetazione. Sì. Io ti sto solo dicendo, lui viene verso di te, poi... A breve farò la prova di percezione, quello che ti sta dicendo il master. È ancora lì la prova, ho fatto 30. No, lui la fa. Lui deve fare la prova. Eh sì, ma deve superare la mia prova di nascondersi, che era 40. Mi ricordo che ci sono i 10, no, era 37. Vedi che apre la porta, la richiude bene dietro di sé e per un attimo riesci anche a intravedere. Non ho fatto tanto di più, ho fatto 14. Riesci anche a vedere meglio quello che succede, chi c'è nella stanza. Vedi che c'è effettivamente un uomo sui 45 anni, capelli raccolti nella tipica acconciatura da samurai con il codino. Non ha addosso nessun paramento che identifichi di che famiglia o clan sia. Neanche nella casa? No. A vista. Bravo, era la cosa che stavo per chiedere. E anche le guardie che ci sono nella stanza, vedi che sono probabilmente dei mercenari, perché nessuno di loro ha un wakizashi al fianco e nessuno di loro ha un simbolo di una famiglia o di un clan. Se vedo le persone che ci sono all'interno, posso fare una prova di conoscenza per vedere se c'è un volto che posso riconoscere? Puoi fare una prova di conoscenza araldica. Araldica non ce l'ho. Contro la loro gloria. Intanto un kami dell'aria chiede: esiste la paura in questo dojo? No, sensei. Altro 10. Salvo poi cagarsi addosso. Devi fare 40, Non ce l'ho fatta a fare. Ho fatto 30, mannaggia! Le guardie in fondo non hai assolutamente idea di chi siano. No, le guardie non me ne fregano una ceppa. Beh, con 40 capivi anche chi erano le guardie. No. Ah, quindi le con guardie 30, erano qualcuno. Tutti sono qualcuno. Sì. Con 30, invece, riesci a pensare, non sei sicuro al 100%,
di chi possa essere il tizio seduto lì davanti. Lui voleva. E quel tizio lì, non sai il suo vero nome, perché viene chiamato solo il ragno. Un cazzo. Sai che non è un samurai, che non è un mercante, che non è un monaco, nessuno sa esattamente come si sia arricchito. Ufficialmente non è un ricercato e non è un criminale. Mm-hmm. Quindi... Però nessuno sa dove abbia preso i soldi che ha preso e come spenda questi soldi. Okay, viene chiamato il ragno perché nessuno sa che cosa faccia o come lo faccia, ma quando qualcuno si mette a cercare qualche cosa nei territori del nord di Rokugan, il suo nome salta sempre fuori. È un bad guy di 007 praticamente. Non sei nemmeno sicuro che sia un cattivo. Villain, esatto. È qualcuno che si sa che è famoso, sì, sì, che è conosciuto in teoria, ma che nessuno saprebbe dirti esattamente perché lo conosce. Ma è un ragno come soprannome o come clan? No, non è neanche un samurai, è proprio solo un soprannome che gli è stato affibbiato perché ha le mani in pasta un po' ovunque, come un ragno che tesse la sua tela qua e là. E Varys. E Varys. Ok, quindi potrebbe anche non essere direttamente collegato, ma tieni d'occhio. Eh sì, tutte le informazioni che passano arrivano lui prima o poi. Ok. Il tizio richiude la porta dietro di sé e non agilmente come fai tu facendo hop, ma vedi che si aiuta con delle specie di ganci che ha sulle mani. C'è ancora le rotelle. Scavalca il muro, torna sul tetto e lo vedi che se ne va. Io aspetto un po' e poi riuso l'air leap perché mi basta una prova di meditazione per farlo partire. Quindi 2, 5. Andata. Già mi ho arrabbiato. No, sarai uno scudo facile. Sì, da quando sei arrivato stai cambiando la dinamica dei dadi. No, ma con questi dadi ho ucciso Bayushi. Quando ho fatto 80, ho detto questi li tengo. Tu e Kakita siete al limite della vostra sopportazione, sì, alcolica. E vedi che la taverna si è anche un po' svuotata perché avete iniziato a diventare molto molesti. Siete ancora più o meno in controllo del vostro corpo, però sai che stai arrivando al limite. Allora io mi giro verso Kakita e gli faccio uno dei nostri segnali in codice, quello che sostanzialmente indica fine sake, inizio te. Beh, prenderà tigliera di Xiang. E lui, tirando giù l'ultimo bicchiere di sake, lo mette a testa in giù sul tavolo per segnare all'oste che il sake è finito e che non ne deve portare più, e si accascia contro il muro della taverna, e perché non riesce più nemmeno a stare bene in ginocchio, inizia ad avere caldo, si è un po' slacciato il kimono, ha appoggiato la spada una a destra e una a sinistra a caso, quella di bambù a sinistra e quella vera a destra, così. E l'oste sta portando via i diversi piattini e tazzine che avete consumato e vi ha già portato una teiera con due tazze per il tè. Ok, io con gesto simile sbadato urto la lettera con la mano e la faccio rotolare vicino al tavolo e poi mi giro da una parte di tre quarti e tengo un occhio sulla forma della lettera. Ok. E intanto comincio a sorbire il tè. Io sono tornato nel frattempo. No. Immagino che loro prima di bere tutto. Sì, ma non sei ancora tornato. Okay. Quello che è nella stanza adesso è Isawa. Sì, sì, comunque so di non averlo lasciato solo. Kitsune è ancora fuori ad aspettare Umon. Sì, io stavo lì e tenevo d'occhio la strada in caso, non si sa mai, tipo il tizio di prima. Non serve che siamo tutti lo vedendo. E vedi che a un certo punto in effetti torna qualcuno verso la locanda. Non ti sembra il tizio di prima, però fai una prova di investigazione.
Investigazione sotto percezione? Intelligenza. Sì. No, percezione è investigazione. È un'abilità. Sì, sì, è percezione, percezione. 11. Io non sono molto bravo in percezione. Non è lo stesso tizio di prima, i capelli diversi, il vestito è messo diverso, l'andatura è diversa. È si è camuffato. In tranquillo. E vedi che si siede tu, Isawa, vedi che entra un tizio appunto in taverna. Anche tu puoi fare una prova di investigazione. Ok. Almeno, anche voi che su state questo bevendo. Vado un po' meglio, dai. Beh, guarda, faccio una prova di percezione perché non ce l'ho. Anche prima la potevi fare. Lei mi ha fatto due. Mi ho lasciato perdere. C'hai tre in percezione, in investigare? 22. C'hai tre in investigare? Non ne ero ancora. E gliel'ho fatta io la schiena. Quanto hai fatto in tutto? 14. Ok. Un 10. No. Ida, tu sei l'unico che si rende conto che il tizio che è entrato in taverna è lo stesso che è uscito prima e sei il più sbronzo di tutti insieme a Kakita. Non lo sa, anche io me ne sono accorto, sono fuori, tu non lo sai. I miei sensi di granchio. Esatto. Pizzicano. Esatto. Pizzicano veramente. Ti tiri un pizzico. E vedi che anche lui, sbadatamente, senza farci troppo caso, passa vicino alla lettera, la riprende e ve la passa perché l'hai fatta cadere praticamente mentre lui stava entrando e vi dice: credo che questa sia vostra. Io mi giro, faccio un cenno con il capo e la tengo lì. No, dopodiché va a sedersi a un tavolo un po' più lontano e chiede da bere all'oste. L'hai avuto a che fare con Kitsune un sacco di volte, però se non l'ha scambiata. Vabbè, serve a quello, anche se la scambia la trappola, cazzo. Non c'è certezza. Se lo porto sul camera. No, non dobbiamo tentarlo. Metallo. Il resto della serata, se non volete fare nulla di particolare, no. Continua a passare, voi iniziate a bere un po' di tè caldo per ripigliarvi, ma Kakita è abbastanza provato, per quanto fosse temprato dal suo essere morto. Non è fisico, letteralmente morto, letteralmente è morto metaforicamente, l'alcol se ne fotte. E il tuo fisico fa sentire la sua possanza rispetto a quello di Kakita. Tu Umon non lo vedi più tornare. Io aspetto finché non stanno per chiudere la locanda e poi vado direttamente a dormire. A un certo punto infatti ti... l'oste... Se fa un cenno prendo entro dentro. Il tizio? Il tizio vedi che ha preso una camera e sta finendo di bere e mangiare anche lui. Vi sta chiaramente tenendo d'occhio. Io dopo un po' torno su. Sbadiglio. Anch'io. E vado su verso la mia stanza. Io mi carico Kakita in spalla, prendo tutte le armi in una mano e vado su. Tu torni tranquillamente prima che e finisco la locanda stia per chiudere e fai anche tu la prova di percezione per vedere se ti rendi conto che il tizio... Noi abbiamo visto in che stanza è andato il tizio. Voi sapete che ha chiesto una stanza all'oste, okay. Non l'avete visto entrare nella stanza perché non è andato su prima di voi. 20. Anche tu ti rendi conto che è lo stesso tizio che hai seguito. Lo vedi perché è completamente diverso. Sta così, ma c'ha ancora i cosi per attaccarsi ai muri. Beve il tè, sta prendendolo con... Sta prendendo il tè così. Cioè, vabbè. Bellissimo. Però perché questo è diverso anche i lineamenti. Si è esatto. Toccato, un sembra genio. Più scavato. Si è fatto camuffare della Madonna. Cioè, per dirselo tutto, per chi ha letto One Piece è un po' come Sogeking. Ecco, sì, esatto. Si vede la mano, è bellissimo che Asop. Scusa. E quando tu prendi su Kakita, vedi che lui sale le scale prima di voi e va nella sua stanza. Che caso strano, quando tu arrivi di sopra con Kakita in spalla, noti che è esattamente quella di fianco alla vostra. Oh, yeah. Ok. Oh. Casualmente. Oh! Voi avete un'altra stanza, tu hai un'altra stanza ancora. Mm-hmm.
andate a dormire e se non volete fare altro. Io sto giù ad aspettare. Aspettare se... chi? A bere il tè. Ok. E attendere aspettando i rumori della notte. Ok. Il locandiere a un certo punto passa a chiedersi se vuoi dell'altro tè prima che lui vada a dormire. Lo ringrazio e poi... Ti dice di servirti pure dell'acqua che è a disposizione di tutti e che ha lasciato gli avanzi della cena, quelli che non erano ancora stati consumati da nessuno, in una ciotola nel caso tu abbia voglia di usufruirne gratuitamente. Mm-hmm. E nel frattempo medito per... focalizzare la mia attenzione sui rumori della notte e recuperare il punto vuoto. Ah, ecco perché sta ascoltando i rumori della notte. Lui medita sempre per recuperare i punti vuoto perché li spende come se fossero spiccioli. Già stasera. Grazie ragazzi. Che vergogna. Io prima di andare a dormire provo di nuovo a fare un commune con gli spiriti dell'aria. Per cercare di... La solita cosa che avevo fatto al laghetto. Se qualcuno vi si avvicina alla nostra porta, origlia o altro, fammelo sapere. Così arriverà. Oh, 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 oh. C'è uno da l'amico, esatto. Oh, c'è tipo, uno che si è alzato. Oh, tipo, c'è uno che si alza. Di rank. Capo, capo. 19, ok, sì. E gli chiedo di fare qualcosa. Io vado a dormire, poi siccome non riesco a dormire dormo per terra. Ok, perché non sei più abituato a stare su. Cosa c'è dentro la stanza? Come attrezzatura da notte? Ah, c'è il classico futon, ce ne sono due, con dei già piccoli cuscini. Già per terra praticamente. Mi dà fastidio. Okay. Mi giro. Il materasso è troppo... Ci sono un paio di futon, vedi che c'è una ciotola con dell'acqua nel caso vi vogliate rinfrescare. Perfetto. E l'host vi ha lasciato anche due ciotoloni di riso. Vedendoti. Sapendo che... Spuntino notturno. Esatto. Pregherò il Kami del sonno per un po'. Ok, allora io faccio il grande classico. Non disturbatemi, sono in meditazione. Metto il futon in favore di porta. Bisogna pregare molto. Metto l'armatura sotto la coperta e io sto spostato di fianco. Esatto. Ok. Il resto della notte passa tranquillo e lo spirito non viene ad avvisarti. Sentite il sole colpire le vostre facce attraverso la finestra al mattino. Ormai è l'alba. Tu un filo di mal di testa ce l'hai perché il sake che ti hanno servito... Chiaro, non era così buono. Non era di qualità così elevata. Kakita sta messo una pezza. Una crema, esatto. Sta messo una pezza e... Nessuno ha cercato di uccidervi durante la notte. La lettera c'è ancora? La lettera c'è ancora. Ok. È quello originale? Ah, così... questo... apriamolo. Questo fai una prova di investigazione. Quindi percezione. 2-10, 3-10 ho fatto. Cioè, su 3. Ma chi è che dice? No, veramente? Si gira su tutto. Pazzesco. Questo vero te... fatto una foto perché... No, non è la stessa lettera di ieri sera. Bene, molto bene. Brava la volpe. Ti rendi conto che è un rotolo di pergamena che è stato fatto abbastanza di corsa, ma che dato che ti è stato passato dentro al suo porta pergamena è... La lettera di per sé è stata rubata, il pergamena è rimasto ed è riuscito in quei pochi millesimi di secondo che ci sono voluti a tirare fuori la lettera, scambiarla e ridarti la porta lettera. Bene, rank quelle delle abilità. Cioè, stiamo facendo house rule che puoi avere quanto vuoi o puoi avere massimo il tuo rank? Stiamo house rulando. Ma in teoria è massimo il tuo rank? Sì. Anche di quindi investigare, ok.
È pieno di Austro in questa partita, direi. Vabbè, io sono uno solo a tre. Anch'io. Dei cinque anelli. Questa cosa non la sapevo. Sono tutte quelle regole che magari hanno un senso, però... C'hanno un senso perché ci sono le mastery. Quando arrivi a avere tre rank in quell'abilità diventa molto più potente. Ok, io mi faccio una risata ad alta voce. E dopodiché... Non urlare, ti prego, non stamattina. Aspetta almeno oggi pomeriggio. Kakita-san, sono dispiaciuto, ma missione compiuta. La lettera è in giro. Bene, adesso allora lasciami dormire ancora. Oh sì, adesso devono andare gli altri alla corte. Noi possiamo riposarci oggi. Cade di faccia sul tatami. Anch'io io mi sveglio presto. Mi sveglio molto presto la mattina. Vado giù, compro due bottiglie di sake. E poi le appoggio. Quanto mi costa? 1 zen. Compro due bottiglie di sake e le lascio davanti alla porta di Kakita. E certo, come no. La colazione. La colazione dei campioni. E la lascio lì di fianco, con anche già le tazze e tutto pronto. Com'era la colazione norvegese? La colazione uova, vodka, sigaretta. Sì, esatto. Sì, ma finlandese. Era nel menù. Finlandese? Vabbè. Era nel menù di un ristorante. Sì. E noi andremo poi la mattina verso la chiesa di udienza al daimyo. Tutto ciò? No. Hai capito. Un lupo in meno. E andiamo verso il daimyo. Sì, cosa vogliamo dire esattamente? Che noi siamo venuti qui, abbiamo sentito che ieri sera in taverna qualcuno... No, ma non la stiamo dando noi. In teoria magari quello lì erano dei nostri messaggeri. Noi magari non sappiamo niente. Siamo qui per chiedergli di mandare questa lettera personale, molto importante. Dipende. Nel senso che il piano originario era questo, ma se stamattina il granchio ci viene a dire è stata rubata, forse la missione è già completata. Ma c'è stata rubata nei bassi fondi. Vero. Noi per vedere se c'è qualcuno però a corte... è un'arma a doppio taglio adesso, perché se anche a corte la facciamo trovare, capiscono che è finta, sia la prima che la seconda. Abbiamo scelto due modi per farla andare. Sì, lo so, ma il primo è già andato. Ma non lo sappiamo, noi è già andato. Cioè, com'è possibile che noi che non conosciamo loro abbiamo la stessa lettera? Se intercettano anche questa, vedono che sono due lettere uguali. Sì, hai ragione. E dicono, ma quindi ci hanno fottuto. Cioè dovrebbe essere la stessa lettera. Sono due uguali perché magari speravamo che una passasse. E per essere sicuri le facciamo passare una dei piani alti. Però noi abbiamo fatto finta di non conoscerli e quindi mangiano la foglia. E dicono, questi qua hanno fatto tutta una farsa. Se fossimo arrivati assieme da amici avremmo detto, vabbè, ne abbiamo un'altra per fortuna, consegniamola a Daimyo. Adesso è rischioso fare questa cosa. Se facessero domande accurate, sì. È un po' meta però così, perché voi non lo sapete ancora. Effettivamente io ho detto... Lui ha scoperto... No, io sto andando, infatti sto dicendo, se il granchio ce lo dice, non ha senso potremmo rivedere il piano. Okay, allora non so se stamattina ci incontriamo. No, però mi sono svegliato presto, gli ho lasciato le bottiglie di sake, poi lo so, presto, ma io no, per cui non lo so, adesso vediamo quando esco. Se io dopo gli ho lasciato le cose di sake, vado a svegliare lui. E allora può essere che lo incontri. Durante la notte è mai andato via quel tipo? Ma poi in realtà avrebbe avuto senso che prima di andare ci diciamo com'è andata ieri sera, cioè nel senso. Vabbè, io probabilmente l'avrebbe io fatto. Io ti sveglio a te, poi se sì. Tu non l'hai visto uscire. Io attento ai rumori. Non l'hai neanche sentito uscire. Ok. Io vado a svegliare lui e gli dico ti aspetto di sotto, andiamo dal daimyo. Va bene. Io prima che faccia giorno cerco di andare nelle loro stanze in maniera furtiva, ancora non si è alzato nessuno, e vado per bussargli ovviamente alla loro porta. Ok, quando vai verso le loro stanze ti rendi conto che lui stava uscendo dalla porta in quel momento, perché ti sei svegliato molto presto. Sì, sì. Per andare di sotto a prendere le bottiglie di sake. E ti faccio un cenno con la testa e con la mano per dire entriamo un attimo dentro. Ti faccio un cenno di entrare. Lui entra, chiudo la porta, vado giù a prendere il sake. Controllando che nessuno... Ci sono ti trovi io. Nella stanza con Isawa. Che va bene, non importa. Tanto loro due poi parlano. Ma tanto lo sai che molto capita spesso che io faccio entrare gente nella stanza. C'è una praticamente ogni puntata. Quindi non ci faccio neanche caso. Mi passi una caramella? Come no? Stiamo addormendo. Vai. Isawa, stiamo. Io sto dormendo.
Zawasama. Lo vedi questa mano? Ma se vivo fosse sberro, svegliati. Adesso non è mai stata piuma. Mi sveglio. un monaco che sveglia un eremita. Stavo colloquiando con i kami. Perché hai disturbato la mia meditazione? Dimmi. Usualmente non è così che medito Izawa-sama. Se volete, io medito in modo molto profondo, per 8 ore tutte le notti. Solo 8? I vostri cicli di meditazione sono alquanto. Tra l'altro c'è un carattere di merda quando si sveglia, però. Ma è svegliato, cazzo, stavo dormendo. La faccia dell'eremita. Cioè. Senti là che mastica per la bocca. C'è un motivo se ero un eremita. Ah, certo. Ma tra l'altro io l'ho presa talmente tanto seriamente questa sua medito per 8 ore. Io quando mi sono svegliato la mattina ho fatto una breve preghiera sul suo riposo agli spiriti dello Yume-do. Che sono gli spiriti del mondo dei sogni. Ah, così. Tutti vanno venerati. Bravo. Vedo che non c'è il mio compagno, il nostro compagno. No, la volpe usa fare il giro. Sentite kickling di fianco e poi la porta che si apre dentro. Ma anche tornare nel momento esatto. Bene. Abbiamo notizie del come è andata ieri sera la missione? So solo che il tipo alcolica. Il tipo che è uscito ieri sera dopo che Ida-sama ha cominciato a far rumore è a quanto pare connesso con una persona che credo si chiami il ragno. Capisco. E spiego un quindi po' quindi è andata a buon fine. E spiego un po' quello che ha spiegato Claudio, se non sapete chi è. Ok, ci spieghi questa cosa. Bene. Beh, è meglio non precorrere i tempi. Non sappiamo se questa persona sia collegata con quello che stiamo cercando noi. Per quanto ne sappiamo, è una persona che sa bene raccogliere informazioni. Beh, è giunto il momento di spargere la voce anche a corte, no? Sì, ma potremmo farlo a voce adesso che ci... se sappiamo com'è andata questa cosa, che probabilmente il ragno sa qualcosa. Ieri sera comunque... Ma come l'abbiamo saputo? Cosa? Come, cioè, abbiamo sentito delle voci in taverna? Non nominate il ragno a corte. No, noi non lo sappiamo. E soprattutto... E quindi cosa gli andiamo a dire? Cercate di comunicare con Ida-sama prima. Ieri sera quell'uomo... No, Ida-sama credo che non sarà in grado di parlare per almeno qualche ora. Ida-sama sarà in grado di parlare molto. Andiamo a presentarci. Senza dire niente. Vediamo la situazione. Annusiamo le prede. Kitsune-sama. E poi torniamo qui. Prima di fare altri movimenti... Prima di giudicare quello che fa un samurai. Ci penserei due volte. Gli tiro onestà. Gli tiro onestà. Sì, in questo caso sì, gli tiro onestà. Esatto, che onestà adesso è un ferro da stiro, quelli a carbonella. Per farti capire che è buona cosa, prima consultare tutti i lupi, sapere com'è andato ieri sera, visto che ho visto l'uomo che seguivo raccogliere la pergamena di Ida e ridargliela. E perché devi tirare onestà? Per fartelo capire. No, lo capisco. Ah, diglielo, ma... diglielo e basta. Ok. Ma... il tiro di stato non ha nulla a che fare con quello che dobbiamo fare oggi noi. Invece sì, perché se qualcuno ha tentato di manomettere la lettera o ne è entrato in possesso, è meglio saperlo prima di andare a corte. Potrebbero già essere a giro le informazioni e due informazioni separate. Ma infatti non voglio andare, non dobbiamo andare a parlare della lettera per facile, andiamo a presentarci. Ma potremmo sfruttare questa occasione. Visto che dobbiamo andare a presentarci, potremmo. Il mio dovere è quello fatto. Io vado giù a far colazione per non far sembrare che stiamo insieme e far sentire la mia voce. Sì, sì, sì. Vai. Facciamo colazione e me ne vado. Tira un dado da 10. Secco. 10. Lo ritiro. No. Vabbè. Era solo per vedere se mentre uscivi dalla loro stanza incrociavi qualcuno. Non incroci nessuno. Ok. Beh, andiamo già a fare una cosa. No, sei incredibile. Io lo so come Ida è solito dormire in posti non sicuri, tipo nelle taverne. Tipo che si mette vicino alla porta. No, ma dopo se è mattina, io mi sono già rasserenato perché non è successo niente. Era durante la notte che facevo. Ok, quindi poi l'hai spostato. Vabbè, io pensando che sia ancora lì, avvicino di nuovo le cose del sacco alla porta. E con il mio spiritello Kami del Fuoco le riscaldo un po' per far spargere l'odore. E poi me ne vado di sotto. Ti svegli con l'odore del sake.
Benissimo, quindi vado a vomitare. No. Cacchita, lo sentite dentro. Esatto. E tra l'altro che se aprono la porta lo rovesciano e quindi si sparge, no, perché ancora... la porta ah, cazzo, e quindi io mi sveglio perché sento Kakita che riproduce l'anima della gru. La tecnica della gru su una gamba sola, esatto. Riesce a vomitare e sai come fai quando stai su una gamba sola, l'hai inventata, esatto, loro per non sporcarsi, esatto. E poi andiamo di sotto a vedere cosa fare quindi a questo punto. Se volete andare dal daimyo per tastare il terreno, no, prima dovete andarci con qualcosa. Io ce l'ho. In ogni caso, io ho un pezzo di roccia che spaccerò dicendogli che non è una menzogna, ma non è neanche proprio la vera priorità, che ha attraversato per giorni quando io mi sposto sottoterra ed è stato consacrato dagli spiriti della terra. Quello che uso un po' ovunque. Io ho ancora il mio gatto, fra l'altro, che ci penso. Ah, filendono! Sempre... La gattara arriva. Dove l'hai visto il tuo gatto? Non so, ci ha seguito. Seguito. Ah! È stato per strada. È il micio. No, io voglio parlare con loro. Lui mi ha spiegato che qualcuno ha raccolto la pergamena. Quindi, prima di partire, vado a bussare. Che non l'ho chiesto, ma visto il tenevo d'occhio Ida, l'avrò vista sicuramente, ha raccolto la pergamena. Beh, che ha raccolto, sì. Raccolto. Lo sai che l'ha scambiata. No, scambiata no. Io apro. Oh. Come stiamo oggi? Senti nell'angolo. diversi gradi di difficoltà, e gli rispondo. Cosa è successo ieri? Tira anche tu un dado da 10. 5. Mentre tu apri la porta dove stanno Ida e Kakita, si apre anche la porta di fianco alla vostra stanza. Esce il tizio che è entrato ieri sera in locanda, fa un inchino. Inchino. E se ne va. Tu ci sei? Quindi sono l'unico al momento che non è collegato a tutti. E anch'io, eh? Non direttamente, però visto che voi stavate insieme all'inizio. Sì, all'inizio sì. Io sono l'unico, al di sopra di tutto. Ma io lo riconosco. Riconosci che è quello della sera prima, che è entrato dopo quando era già successo tutto. Lo riconosci ma non lo colleghi, perché ieri sera non l'avevi riconosciuto. No. Quindi non lo colleghi che è lui. Sai che è il tizio che è entrato per ultimo nella locanda, che ha preso una stanza dopo aver mangiato. Quindi io lo vedo passare davanti alla porta. Beh, che diamine volete da me? Vi sembra il modo di disturbare una persona che dorme? Posso vedere se capisco cosa sta facendo? Perché io gli risponderei, ma mi sembra metagame. Devo vedere se lo capisco. Fai una prova di sincerità. Non, esatto. È metagame, si chiama pustorinata. No, nel senso, io ho capito cosa sta facendo. Mi sembra ovvio. Ho fatto 2-10. Lui, scusa, l'aveva riconosciuto. Minchia, stasera la media dei dati è fotonica. Sì, capisci che cosa 34. Sta succedendo, anche perché hai sentito una porta che si apriva e qualcuno che passava dietro di te. Ok, la mia stanza era abbastanza vicino alla sua? Di fronte. Perfetto. Vorrei dirle, anzi, voglio dirle che il rumore causato non mi ha permesso di contattare i kami. E io sono uno shugenja e non ho potuto nemmeno riposare. Ah, le sembra questo il modo di comportarsi? E tra l'altro davanti a te ci sono due bottiglie di sake davanti alla porta. Ci sono due bottiglie. Calde. No! Capisco che lui sta fingendo, quindi gli reggo il gioco, anche se non ho capito perché. Boh, ti dico questa cosa e litigo. Il tizio scende poi le scale. Sì, certo. Da buon samurai litighi. Sì. Ah, va bene. Beva una di queste bottiglie alla mia salute e non mi rompa più le scatole. Altro da fare. Non posso accettare. Grazie. Basta urlare. Basta. Però lo dico due volte. Giusto. Senza aspettare risposta. Io sbatto la porta e mi fermo in silenzio dietro la porta. Tu fai finti rumori di quello che se ne va. Sì, indignato. Scendo a far colazione. Così, fra l'altro, vedo dove è andato quel tizio. Cioè, fai i passi retromarcia e poi furti in avanti.
Fai un tiro di... ti direi di recitare. Sì. Un tiro di paraculo. Che tu non hai e recitare è quindi... spenderò il mio ultimo void. Di awareness. Va bene, dai, almeno 3. Posso spendere un void? Mm-hmm. È il secondo. È a sessione la cosa, no? No, è... devi dire, puoi anche recuperare... Vabbè, allora è il primo. Punti riposati. Siamo appena dormito, è il primo. Sì, quindi è... cos'è? Awareness. Awareness, quindi di base sarebbe 3K. Quanto hai? 3. Di 3 base K3. Sarebbe 3K3. Sarebbe 3K3 che diventa 4K3. No, 4K4. Scusa, giusto. Va bene. Quindi ho fatto un cazzo. Beh, però almeno ho fatto un po'. 12. 4 da lì da 10. Minchia. Dovevi compensare quello che avevi appena fatto prima. Cazzo. Non sei stato credibilissimo nella tua... Però lui stava anche andando. Sì, sì, infatti. Io sono di sotto da solo a far colazione. Vedi che il tizio scende, fa un cenno all'oste, fa un cenno anche te di rispetto. Faccio un cenno. Bene, io scendo a far colazione. Tu lo vedi che sta uscendo, anche tu lo vedi. Se ne sta andando dalla taverna. E l'oste vi porta... una ciotola di riso e della carne. Sì, capita. Kitsune Sama è vicino a me a far colazione di tavolo, a orecchio. Che se parlo a voce normale non può sentire. Quello sì. Ditemelo voi. Chiamo l'oste e chiedo indicazioni per il molo. Ah, sì. Non è molto difficile raggiungerlo da qui. Basta seguire la strada principale, poi alla seconda si gira a sinistra e sempre dritto. Lo ringrazio. Finisco la colazione e mi vedo uscire. Che vado a cercare quel povero Bis che non è ancora rientrato. Io non ho capito assolutamente nulla. E quindi quello faccio. Vabbè, me l'ho detto che andava. No, sì, sappiamo dove sei. Ah, ecco. Bene, chiaramente io faccio colazione, ma dopo quello che è successo, quantomeno aspetterò di parlare con lui prima di partire. Ma comunque ieri sera vi ho informato della cosa del leone. Dei due leoni che avevano... Sì, e Umo ne è andato, è andato a seguire. Sì, ma io stamattina mi sveglio, vedo lui che mi fa la recita, cioè, non è che parto. Aspetto. No, per Roberto. Diciamo che è finita la colazione, esco e faccio in modo poi di incontrarlo fuori. Io rimango ancora fermo lì che non capisco. E bevo un po' di sake. Per la prima volta in settimane, perché non... Comunque ci sta, doveva mandare dal timer, sono andato a bussare, ma anche lui se ne è andato, cioè. Infatti avete fatto tutti quello che dovevate fare, quindi lo aspetto fuori. Quando esci ti faccio un cenno. Dico, ma che cazzo. Ah, aspetti che si sveglia lui, quindi io aspetto che sala. Esca dalla locale. Buone rimina, ma che cazzo. Allora io faccio una cosa diversa. Non esco dalla stanza e gli mando giù la lettera. Come? E con l'oste, leggiamo l'oste. Ah, ok. Dalla fine, dalla stanza. Oste. Esatto. Urlo un po' sgarbato. Poi l'oste sale di sopra? Sì. C'è qualcuno in taverna? Tira un dado da 10. Fai 1, 2 o 3, non c'è nessuno. 3. Non c'è ancora nessuno, è mattina molto okay, presto. Ok, inizio a mischiargli la roba dietro il bancone. Sale con lo zucchero. Sì, sì, tipo le cose così. Le etichette. Poi hai qualcosa nella scheda che ti fa fare le stronzate. No, ma secondo me la volpe sono molto trickster, quindi... Capisco. Perché a me mi hanno picchiato talmente tanto da piccolo per imparare le regole così, che quindi di nascosto... No, di nascosto le posso fare, no, io non lo farei mai. Ti hanno picchiato, ma no. Io non lo farei mai, deve essere una cosa di un fastidioso... Tanto in più sarebbe bastato. Sposto le etichette, sposto l'altro... Perché gli spiriti della volpe in futuro si divertiranno alle spese di questo povero oste che darà qualcuno il sale al posto dello zucchero e lo decapitano. Ma quello è i dettagli. Quindi dicevi, fai portare giù la lettera. Chiedo del tè caldo per Kakita. Ok. Per farlo ripigliare. E poi dico, guardi, oste, il rispettabile samurai che stava di fronte alla mia stanza ha lasciato cadere questa. Ah,
Gliela consegnerò certamente. Fai una prova di acting anche tu. Olè, che era su? Awareness. Perfetto, l'host più sveglio d'Europa. E di Rokugan, dio buono. Punto void? Sì, non vale la pena sprecarlo per questo tipo di merda. Che hai fatto? 10. Certo, gliela consegnerà sicuramente. Sorrisone. Richiude la porta. Quindi io starò in attesa lì fuori per sempre. Non solo, vedete anche l'host che vi dice... sentitevi come se foste a casa vostra. Io purtroppo devo uscire per una commissione molto urgente. Davvero? Sì. Motivi personali. Non si preoccupi. Quindi adesso non c'è più nessuno nella locanda? Solo voi. Okay. Quindi adesso, visto che avevo fatto solo 20, mi prendo del tempo per scambiargli tutto. E tu vedi l'host che se ne va. Con la lettera, bene, con la lettera in mano. Ma una lettera? No, mica lo seguo. No. Cioè, va bene tutto, ma quella la riconosco. Sì. E tra l'altro, cioè, se tu rientravi in questo momento, vedevi lui che scendeva e io che stavo spostando le bottiglie da dietro il banco. Ma lo seguo in modo furtivo perché penso che lui l'abbia rubata e la stia portando da qualche parte. Io avrebbe miglioro il 20 nel scambiargli le cose. Ok. Fai una prova di stealth che non hai, no, che è su agilità. Proprio come dei lupi ci stiamo comportando, eh? Sì, ma... come dei cani più che altro. C'è anche che parte all'inseguimento. Sì, da solo però. Ah, ok. Ma dell'osso. Vabbè, però sì, è 18. Io sono ancora dentro. No? Tu sei andato al molo. No, io ho chiesto indicazioni. Hai basta, detto prendo e esco, Simo. Dai. Cazzo, sì, è vero, hai ragione. Scusa, hai ragione. Vai. Cioè, ok. Se è uscito l'oste con questa cosa sua, per forza gliel'ha rubata, secondo me. Non è che lui gliela può aver data. Perché io non so che è falsa, quindi tu non gliel'avresti mai data. Quindi te l'ha rubata, era l'oste quello che... Cioè... E quindi lo insieme. E io sono lì, io sono lì. La cosa bella è che c'è lui che si è andato al molo, lui che sta inseguendo l'oste, io no, che sono sei... nella taverna, che sto aspettando che lui entri per andare... dal daimyo, e lui che stava aspettando fuori, lui che uscisse, no, dalla stanza, che non esce più fino a, no, sera. No, non hai capito. Cioè, io gli busto, mi apre e fa: che cosa volete? Vabbè, esco e l'oste se ne va con la lettera. Siamo noi le volpi stasera. Sto capendo un cazzo, quindi lo seguo. E Umol in tutto questo potrebbe essere quando molto... quando il piano era così semplice... Il piano era lineare e semplice. Scusate, ma non vi rendete conto che con questa configurazione abbiamo ben due piste da seguire? Partendo dall'inizio, no, della puntata, che eravamo solo speculazione. Dipende, se lui adesso la porta al ragno è una pista sola. Vediamo cosa succede. Ma potrebbe benissimo andare a venderla a qualcuno. Ehi, c'ho una pergamena di un samurai. Quanto mi dai? Va bene, cioè. Vabbè, io lo e so lo scoprirete nella prossima puntata, no, della leggenda dei cinque, no, anelli. Chi? Perché nessuno sta seguendo. No, lo sta seguendo lui. Sei riuscito? Sì, sta seguendo furtivamente l'host. Che scoprirete nella prossima puntata della leggenda dei 5 anelli. Quell'oste quando in realtà torna... non lo sapevi, hai bisogno di tempo. Quell'oste quando torna, io ho cambiato anche i liquidi dalle bottiglie, li ho travasati dalla bottiglia. Quando all'altra. Se torna l'oste, l'ultimo dei suoi problemi saranno i liquori, te lo dico io. Io temo per questa povera locanda che verrà bruciata in tempi brevissimi. Beh, se prende fuoco qualcosa e l'oste prende la bottiglia d'acqua e la lancia, probabilmente dentro c'è vodka. Ci sembra qualcosa. La famosa vodka giapponese, esatto, rinomata in tutto il mondo. Sì, la prende dagli unicorni perché certo. C'ha gli succi l'oste. Gaijin, certo. Sì. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo di cavallo in italiano. Ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it. Scriveteci se preferite questa nuova configurazione delle webcam, se preferivate quella vecchia. E complimenti a Lorenzo che continuerà a non capirci un cazzo a lungo. Esatto. Grazie. Scriveteci per dirci anche chi è il vostro samurai preferito, se volete. Esatto. Potete scriverci a gamemaster@fumblegdr.it, potete scriverci su Facebook e potete scriverci su Twitter @fumblegdr. Wow. Andate a cercare Game Masterclass, che è un progetto... di cui si sta occupando Lorenzo e di cui faccio parte pure io,
venite domenica al... Ma cos'è Game Masterclass? L'abbiamo già fatto nell'ultima puntata, andate ad ascoltare la puntata scorsa. Venite domenica al Kraken o sabato all'US con Fantasica, o sabato all'US con Fantasica per giocare domenica anche. Venite anche se siete liberi il 4 maggio per il giorno di Guerre Stellari alla Forgia degli Eroi a giocare a Guerre Stellari. È un venerdì sera. Ottimo. Se volete prenotatevi. Fanno i panini a tema? Cocktail a tema. Cocktail. Non ci sono. Prenotatevi perché i tavoli stanno già finendo di posti. Quindi come se avete, se ma non perché tempo, hanno dei master, stanno facendo proprio solo i posti ai tavoli. Sì, sì. In generale. Quindi già quello è. Per tutto il resto, diventate soci di QWERTY, fate delle donazioni, lasciate delle recensioni a 5 stelle e 5 anelli su iTunes, condividete i video e... le 5 storyline che stiamo seguendo, di cui neanche una con un senso. È la leggenda delle 5 storyline. È una stella per ogni storyline che seguiamo. Andate ad ascoltare SideQuest e Epoca, e domani uscirà anche Com'è quel gioco. Se non ci state ascoltando in diretta, è già uscito Com'è quel gioco. Anche, potete anche darci una stella per ogni luogo in cui Simone si trova contemporaneamente ogni volta. Quindi no, sono 7. No, ma io sono di fianco a lui. No, ma io sono fuori. Quindi me ne accorgo di quella cosa che avviene a Parigi. No, ma sei in Giappone. È il frutto della trascendenza. Lui è tutto il mondo, lui vede tutto ciò che i suoi antenati Shinsei vedono. Esatto. Poi ricordatevi che lui è sempre col nonno, quindi esatto. Manda il nonno a spiarca. Esatto. Buonanotte. Grazie che ci ha seguito in diretta. Buonanotte. Ci sentiamo la settimana prossima. Fumble. Fumble. Fumble.